Io vabbè, là, Minecraft, apriti veloce. Salve. Ah, sono appena. Perché c'è un calabrese? Poi c'è anima tua, calabrese. Oh! È incazzato questo! A Aiuto. posto, eh. L'importante è che è morto. Allora, vediamo chi ha pagato le tasse. Beh, diciamo che qua nessuno ha scritto un cazzo. Qua ci sono i soldi di Rakan, sicuro. Questi sono di Rakan. Io ho capito che i tesorieri sono una chiavica. Io se qualcuno non va a indagare su una cosa che ho detto, uccido tutti. Tasse inviate per posta. Aspetta, olà. Vuoi sapere cosa è successo di bello? Avete bruciato casa, avete fatto qualche danno. No, qualcuno è entrato in casa mia e ha rubato l'Ender Chest. Come ha rubato l'Ender Chest? Sì, perché io avevo due Ender Chest sotto e una sopra. Una sulla crafting e una vicino all'angolo. Scoprire chi è stato adesso è difficile, credo. Però era proprio per fare un po' di... sento che non c'è nulla. Lo so, ma questo lo facciamo dopo. Buonasera, faccio un saluto a Lucio che ho 39 di febbre. Lei ha 39, mi dispiace. Ciao Xara. Boh, comunque. Boh, poi ce ne pensiamo dopo e vediamo un po' di dirlo agli altri, in modo di fare un po' più attenzione a tutti e di controllare un po' la gente. Che non ha senso sta roba che vengono a prendere, appunto. Sì, ma
poi prendendo se puoi. Poi, se entrate tutti insieme, perfetto. Oh, io mi prendo sto stipendio, pago le mie tasse. Taratata. Salve maestro. Non ti sento se stai parlando. Allora, io prendo 100, devo avere, pago 40 di tasse perché sì, quindi devo avere 40 i miei soldi, a posto, io ho fatto. Il mio dovere, Nati è andata a lavoro, sì, è andata a lavoro. Nati è una grande donna, va sempre a lavoro. Salve. Salve maestro, come va? Abbastanza bene. Adesso facciamo pagare le tasse alle popolazioni. È giusto perché qua il signor Giliberto si vede che è Salve. impicchiato. Non fa pagare le tasse, non scrivo un cazzo. Salve, Den, aspettate che mi devo un attimo togliere una cosa. Non le mutande. Ah. Quindi questa è la Vogliamo? tavola. No, non era tra l'altro. Allora, dimmi Dan. A me paga e qua è E vai da soldi. dentro, c'è bene da me, ho capito questo. Allora, è un esempio per tutte le donne, sì. Sono io che sono una chiavica di persona, porco Dio. Ci ho fatto una cosa che veramente vorrei prendermi a testata in faccia da solo. Prima di iniziare il lavoro. Ah, Nati, queste cose, mamma mia. Nati, io sono un uomo riservato. Anche io, però. Un buon lavoro, Nati, dai. Al massimo butto la macchina, dai. Oh, la mia attività porta soldi. Quando vuole. No, ho sbagliato. Venditore dei mondi, giusto, Vale? Daniel, che ha fatto? È come un venditore dei mondi, giusto? Sì, l'ha fatto alla fine. Aiuto, Daniel. Piatto. Scusate, ammazzavo i calabresi. Piatto. Ma no, poverino. Ah. Madonna che. Per 15, che cos'è questa cosa? Che Museo che è sotto pa che ciao Doge che è sotto panze però il tuo museo ma non è 15 per 15. Che avete sbagliato voi allora ok è successo? quant'è il museo Doge sa quanto è il museo dovrebbe essere 20 per 20 perché c'è scritto 15 per 15
Signor Barone, penso che abbia sbagliato la comunicazione. Scriviamo 20 per 20. Ok, aggiustiamo gli errori. Allora, ho fatto questo. Oh, Ah! signor. Oh, proprio Comunque, lei stavo le posso cercando. dire una Venga, venga. cosa? Lei è un Mi dica. Perché? pessimo tesoriere. Cosa ha fatto? Mancavano tre quarti di nome, li abbiamo scritti noi. Che senso tre quarti di nome? Abbiamo scritto noi i nomi delle persone che c'erano No, lì. non lo stavo scrivendo, stavo scrivendo. Ho scritto solo quelli che hanno pagato. Venga un attimo. Che combinato? Esattamente. Ok. Comunque, tutto bene il pene? Pene. Sì, tutto bene. Ah, ok, quindi si sente meglio adesso, Sì, però guardi una cosa, c'è un piccolo problema. no? Vedo che l'operazione è andata benissimo allora. Adesso vieni con me, vieni con me. Mi scusi, Dintach, Valoros, scusami un attimo solo. Ma Mi dica. si ricorda sua cugina operata al pene al signor Gilberto per quella malattia? Scusi? Ma l'ha Salve, trasformata in una donna! Noi abbiamo chiesto signori! l'operazione per migliorare il pene, cioè, nel senso per guarire la malattia, non Cosa trasformarla c'entro in io in una questa donna. storia? Sua Io cugina. non... Mia cugina. Adesso Sì, io le non ho una cugina. posso fare... No, sì che c'è una cugina, chiedi a Luke. Chiederò poi. Allora, scusi, signor Doge, venga un attimo che le parlo un secondo. Allora, la volevo aggiornare sulla possibile causa che intenteremo su, che potremmo intentare su Asdrubale, Filipe e a quanto pare, dai recenti sviluppi, anche altre persone. Ora le spiegherò la faccenda. Vai, Allora, vai. dunque, Yotto ha affermato che c'era questo gruppo che era composto inizialmente da Turi, Yotto, Asdrubale, Felipe e Carogero. Ok? Questo a quanto pare esisteva sin dagli albori di Osiris. E si erano messi d'accordo perché erano tutti contro di lei. Bene. E a quanto pare all'interno di questo gruppo c'erano anche delle persone che ormai non fanno più parte della città. Turi e Calogero sembrano, a detta di Yotto, essersi pentiti ed essere usciti praticamente poco dopo la creazione del gruppo. E Yotto ha affermato che lui, all'interno di questo gruppo, faceva da passaggio, da diciamo intermediario per il passaggio sottobanco di merci. Non ha specificato bene quali, magari glielo chiederò bene. Dice che questo gruppo qua sembra esistere ancora ed è capitanato da Asdrubale Felipe. E probabilmente ci sono anche dentro dei membri di Blackwater. Yotto dice di essere praticamente sicuro di Rakan e Baffo, mentre è così così per quanto riguarda Master Tiranno. Ok? E dice appunto di aver visto dei passaggi clandestini di merce tra Asdrubale e Felipe e che questi, oltre a fare affari tra di loro così, lo fanno anche con Templari e il villaggio di Blackwater. Dice di avere le prove che Felipe abbia forgiato un'armatura per Asdrubale. Questo è quello che per il momento abbiamo in mano. Ora, secondo me si può intentare una causa sia contro Asdrubale Felipe come nemici di Ma ne stato, abbiamo quindi. poca per ora. Cioè abbiamo Guarda. poca. Nel senso le prove sono comunque poco Sì, attendibili per abbiamo la farle. testimonianza di Yotto. Infatti, io avevo intenzione di L'unica testimonianza chiedere. della persona che fa più guai nel villaggio che nel mondo. Io infatti avevo intenzione di chiedere una testimonianza a Turi e a Calogero, che facevano parte appunto dell'iniziale. Per quanto riguarda invece le vere prove, onestamente non abbiamo idea di come farlo, perché noi abbiamo le prove di appunto... Devi comprare qualcosa tu in privato da pizza. Semplice. Capito Ma come? non sarà così imbecille E che te lo da... dice? Mica sa tu. Lui sa, in passato abbiamo avuto problemi, no? Ti ricordi? Sul fatto che ti volevamo licenziare, eccetera. Ah Quindi dice che io le devo chiedergli sì, dici, se mi è un'armatura. serve. Sì, per esempio, mi serve una spada bella forgiata. Me la forgi tu che. Simon chiede troppi soldi, eccetera. E Ok. lì Ma lo incastriamo.
Però a quanto pare non è solo lui che dice di avere. Perché si ricorda l'altra volta, altra gente diceva che aveva visto Asdrubale e Felipe scambiarsi armatura, o comunque Asdrubale con un'armatura che non era fatta da io. Quindi in realtà non è solo lui questa cosa qua. Questa cosa qua possiamo andare contro io, contro Asdrubale. Sì, adesso farò quella cosa lì, in effetti. Andrò da Pizza e proverò a chiedergli un'armatura o una spada. Un'armatura, dai, una roba di diamanti. E magari lo pagherò con le tasse dello Stato. Bene. Comunque sì, paga lo Stato ovviamente, proprio per sottobanco, così abbiamo più di un testimone. Sai che vado a farla adesso. Vado a farla adesso. Vediamo Vai, che ne vai. dici. Poi volevo sentire appunto Curi e Calogero, che sembravano quelli che facevano parte prima. Dobbiamo informare al signor Sentiamo. Il signor Ben. Ben l'ho già informato io. Ah, ok, va bene. Di questa cosa però no. Sì, vabbè. Vale? Mi dica. Posso andare a Blackwater? Che devo comprare alcune cose da Ma sei un Ragan. marinaio, che me lo chiedi pure. Non so se posso prendere la barca e andare come mi Sei un marinaio, pare. sì che puoi. Ah, ok. Qualcuno deve. Merda, buggati. Ma che cazzo? Maglio, dobbiamo Veloce. parlare. Ah, dice starta già, andiamo. Mo' a fa' un culo direttamente. Ma se c'è un'armatura in netherite? Sì. E quindi ci sta che si è preso questo tuffatore di merda. Sì, vabbè, ma ci servirà. Venite con me perché dobbiamo parlare. Aspetta un attimo, bro. Allora, Come dica? tu, se tu. No, 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 lei, aspetta. Dico a Ben. Aspetta, cambia zaino, ci Te? infrantumo. Mi dica. Ma pure ritirare i soldi. No, Che ma sono vuoi? lei mi ha Darmi i dato soldi. 10. Ma Lei mi ha ritirare i dato soldi. 10 stack, no. In che senso devo ritirare i soldi? Poi lei mi ha Ho dato 13 comprato stack con qualcosa. 33 e 2. Ah, a proposito, ti devo dare i soldi Quindi, per incazzati. le No. frecce Però non lì. Ma ce sono l'ho 13. dimenticato. Però mi ha dato 33 e 20, mi ha Ah, dato. pensando Beh, famo che quella scordare una cosa cosa. c'è No, solo che per te, scordi. pensavo che Pensa fosse un'altra. me. Pensavo non ce No, l'avessi no. più. Era un stacco in Ah, più. no, invece servirà. Vieni con me perché Dammi uno dobbiamo stacco, dammi uno parlare. Portiamo stacco. anche Scogna, raga. Secondo me ci possiamo fidare. Dammi uno Venite, venite. stacco in più, dammi uno stacco in più. Annaggia. Vado dopo, ti ho Vieni a detto. parlare, proviamo sto stack. Veloce, prima che ritorna. E Ma chi? come chi? Lì. Sì, appunto. Venite. Veloce entrata. Aspetta, mica la sua nave. No, ok. Andiamo, venite, venite, Ma come è la sua chiesa qua? venite tutto. Perché nessuno se l'aspetterà che siamo qua. Vieni. Ok, qua non ci potrà mai sentire. Allora, ascoltate. Allora, raga. Ah, guarda, se Ender c'è qui, non c'è con te. Dimmi tutto, idem. Allora, raga, sentite. Abbiamo scoperto che signor Asdrubale e Felipe stanno complottando contro il Doggiato. Contro la mia. Sì, già lo so questa cosa qui. Eh sì, praticamente è confermato. E abbiamo scoperto che fanno contrabbando sottobanco con tantissime persone. E addirittura stanno convincendo Blackwater in queste cose. Quindi dobbiamo organizzare una bella polizia. Nel senso che appena abbiamo le prove certe, dobbiamo arrestare il signor Felipe. E dobbiamo arrestare anche quelli a Blackwater. Beh, scopriamo Quindi. essere certi di questa cosa. Il Qual è il barone? barone non c'è da un po'. Secondo Dobbiamo me. avere prima Ha la sentito la certezza, puzza poi di decidere. merda. Vabbè, il barone comunque è di saputo che è una persona un po' strana. Oh, comunque era per avvisarvi.
delle telecamere. No, no, Mi sembra niente di da... oggi proprio. Andiamo via, andiamo via. Era solo per avvisarvi. Quindi tenetevi pronti per qualsiasi evenienza. Abbiamo Vabbè, ma non carenza c'è di... bisogno che mi chiamasse anche No, a me, eh. Già certo, lo dovevo so. chiamarti. Sei tu il capo poliziotto. Sei tu il capo Ah. dell'esercito, forse. Sì, ma sono cose che già so. Stiamo parlando con il signor tesoriere. Qui la questione è molto pericolosa, eh? Dobbiamo stare attenti. Un vescovo corrotto nel nostro paese non può esistere. Ma non è solo comunque. Lo so, lo so, lo so. Ormai le persone... Magari Poche là sono le... intorno qui. Sono poche le persone oneste. Guarda, Sta penso Felipe, sta io. Felipe in casa sua. Ah, Dove sh, sh. Raga, devo dividetevi, ognuno chiamare? va per fatti suoi. Ognuno va... Sì, vai, 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 vai. Andiamo, andiamo. Vai, vai, signor Simon. Vai pure tu, Ben, che tu servi come prova. Andiamo noi, scogna. Facciamo finta di niente, perché sennò diamo troppo nell'occhio. Salve, buongiorno. Pensavo fosse sparito. Eh no, oggi ero un po' in ritardo di mezz'ora per accompagnare, Ok. ecco. Cosa devi fare? Devi cambiare ufficio? No, che prendo le frecce, non ci Ah, sì, è sono vero. le frecce. Avanto c'è la lancia. Hanno 5 stacchi, giusto? Sì, ora ti prendo i soldi. Salve. Allora, 60. non è di 8. 85. Tieni. Non te lo segnare. Di 8. Becca. A posto. Va bene. Abbiamo finito questi affari. Allora, fammi sistemare lo zaino. Sta qui, sta qui. Faccia attenzione, Scogna. Comunque, aspetto ancora la tua domanda. Vediamo i quadri nuovi. Arte moderna. In che senso arte moderna? In che senso è arte moderna? Ah, ok. Mamma mia. Ma una cosa, che significa questa arte moderna? Allora, il dipinto era molto difficile trovare il nome, quindi ti è venuto questo nome più facile, arte moderna, nuovo stile di Perché ha arte. OnlyFans? Io direttamente no. No, no, dico lei. Magari, non lo so, Ben, magari ce l'ha, non lo so. No, no, dicevo la tipa, arte moderna. Perfetto. Anche. È un Può quadro, essere. allora, di arte moderna. Però purtroppo di quadri non ce ne sono tanti perché ci sono pochi puntatori.
Cioè, lei c'è cioè, Come pochi? Wow, la... Ben ha fatto un sacco di soldi con queste cose. Aspetta, scusami. Allora, quando tu non c'eri, Ben ha venduto un sacco i quadri. Ma veramente un sacco. Ok, i colori ce li hai, quindi dopo te ne fai un po' di shopping. Devo fare un po' di ricerche. Perché mi è stato detto che non è solo lei ha comprato, e il barone. Ma forse ultimamente, ma io so che ha venduto. Soprattutto i quadri ludopatici. Ah, beh, quelli sì. Ah, Appunto. ma è tempo fa allora, ok, allora tempo fa sì. Vabbè, lo sai, il mercato è un po' così, a volte va, a volte Beh, quindi per forza, ci siamo un attimo fermati per quello. Va bene, allora. sì. C'è un creeper là sopra, occhio. L'importante è che non fa danni. Beh, giustamente. Vuoi, voglio questo bacio solo per te, forte forte. Mua! Che belli questi baci. Eccomi. Salve, scoperto Marcus. qualcosa? No, Gab è provato a prendere un'armatura. Ha detto che. Lui ha detto diceva di no perché ha detto che lo stato gli sta troppo. Che ogni giorno li seguite. Lo seguite. Ah, ok. Vedo. Quindi, vabbè, comunque dicendo così vuol dire che ha ammesso che fa contrabbando, comunque è una prova. No, io voglio fare più cose illegali perché sono stato fino al collo. Cioè, lo stato sta proprio dietro la schiena. Ma questo mi puzza questa cosa. Sa troppe cose. Posare i miei tipo 19 stack che ho preso da Carlo. Ma smetti di imbrogliare la gente. Io ho imbrogliato, ho fatto un'armatura in netherite. Ah, ok, vabbè, non giusto. Ai ai ai. Ai. Allora, devo un attimo ritirare i soldi nei miei vari negozi. Quanti cazzo di kebab si è comprato? Ben, quindi? Vengo come vengo. Vai. Non andare sempre nei stessi posti, andiamo in bari. Facciamo finta che stiamo andando a fare shopping. Che notizie hai? Beh, il signor dittatore sta facendo una. Sta provando a qualche armatura dal signor Felipe per vedere se lui effettivamente vende delle armature in modo non equo, cioè non. Contro le regole, diciamo, no? E lui in pratica sta insistendo a non venda, perché secondo me sta sentendo, sta. Vabbè, dopo anche l'ultimo arresto e abbiamo rinfacciato il E lo contrabbando. sa che sta nell'occhio del ciclone, diciamo, capito? Quindi secondo me Non sta è facendo un po' il stupido. furbo. Allora dobbiamo prendere. Ascolta me. Dobbiamo Prendiamo. cambiare strategia praticamente. Aspetta un attimo, ciao frate, lo scrivo in chat nel modo più breve possibile, spero possa darmi un consiglio. Ultimamente sono molto triste, forse un pochino depresso, perché è da molti giorni che non riesco a cagare. Mettiti un dito in culo con l'olio, massaggia bene, vedi che ti esce la merda. Guarda, per Vale, mi tocca staccare. cagare Ah, basta che tranquillo, scogna. mangi tanti latticini. Sì, a parte, te devi cagare, ma buffati di mozzarella. Ma io non avevo accesso 4-8 oggi, ho mangiato una mozzarella. Andiamo, secondo me c'ho un'idea io. Grazie, Scogna, a dopo. Se andassimo dai pesci piccoli, con due botte in testa, magari parlano. Pesci piccoli dipende, se è tipo Embrakan. pesci piccoli, però è sempre un poliziotto, quindi non E appunto, gli gli dice diciamo che gli molto. togliamo il ruolo se non ci dice la verità. Andiamo, fidati di me. È un po' rischioso,
Le schiose no, perché i pesci piccoli sono quelli che parlano di più. No, nel senso di scusa che magari il signor Simon ha detto delle cazzate, quindi andiamo nei guai, dico. Ma che nei guai? Cioè, tu sei lo Stato. Ci abbiamo mandato. Vabbè, no, comunque mi sto mettendo contro ad un Speriamo che un giorno li levano. poliziotto, no? Ah, settimana prossima esce la patch. Ha detto, stavo ancora litigando riguardo, e Gabi ci hai provato, Ma riguardo, che che stai? faccio? No, Sì, cosa c'è già da glielo ho dire? detto, tranquillo. Riguardo ha detto che lui non fa più queste cose. Riguardo vendere cose illegali, penso. Secondo me ci ha visti per questo. Secondo me la miglior cosa è fare come ti ho detto. Portiamoci anche Daniel. Insomma, Andiamo. perché sei a arcobaleno? Non ho capito per questo. Aspetta un attimo, ho i soldi qua. Se li metto in... No, magari. Ciao, vada. Oh, perché un saggio? Ok. La prego, Vai tutto, Forest, ma vai. non colpire un capodoglio, tutto tranne il Oh, Franzia, capodoglio. mai, eh. Che te che chiamo? Ma tanto uccidono solo chi lo colpisce, quindi se la prendono con me. Beh, non penso che fosse così, però spero sia così. Allora, gioco Pure io. per esperienza ti avviso che cos'è. Ma Ma sei perché è stronzo. scemo questo? Ma ti ho buttato un bocco capitoglio, ti ho buttato. Ma guarda dove stavo poi. Che Ma io gli ho dato il consiglio? consiglio, perché comunque non ha risposto al consiglio, non capisco. Quale consiglio? Hai fatto di mettersi o mangiare, a buffarsi di latticino o mettersi un dito in culo con l'olio e massaggiare bene. Ma che cazzo è quel Oddio! coso? Ma che cazzo è un Pokémon? Ti ricordi venerdì? Pellworld, dove vai io? È Pellworld, giochi in verde stanno quanto uno. Come si chiama? Pellworld. Capitoglio, capitoglio, capitoglio. Oh, questa nave fra sta bruciando da tipo 50 sessioni, tipo. No, non è che brucia, è semplicemente il campfire quello. Non abbiamo bruciato il resto. Ah, perché ci sta seguendo il capitoio? Oh, Gesù Cristo mi. Oh! Oh, fra, oh. Guarda, no. Comunque è buona sta barca per pescare. Non c'è bisogno Oh, di secondo. Ah, secondo questo. Cioè, basta, bene. Si è rotto il cazzo che la gente esce. Arriviamo là, senti, arriviamo là, arriviamo là. Guarda, cosa positiva, ora posso pure pagare Master Tiranno. Nei Brothers. Giardino. Oh, ma io ti faccio. Ho compenetrato due navi insieme. Che bello. Andiamo, andiamo. Ci vado io, ci vado, guarda. Ma Comunque Master Tiran è costruttore, mica Rakan, coglione. lo so. Il poliziotto. Basta, tenete fuori le armi. Eccolo, eccolo. Non è lui, non è lui. Ah, Dai, cazzo, è a vero. lui devi pagare la Eh fab. sì, appunto, quanto vuoi? Infatti. Uno stacco, vai. Oh, una stack. Oh. Cazzo. Allora chiamo sempre Ace. Urio. Mamma, faccio i Oh, soldi. una stack è letteralmente regalato. Cioè, un Vabbè, regalo. non era Qualcosa, non ho chissà capito. complicato. Ma è quasi finito qui. Dov'è il Rakan? Non lo so, l'ho perso di vista. Oddio, Come bella, bella scappa? reaction. Come le Ma è una persone? prigione, no, scusa. non è scappato. Questo è stato avvisato. Questo è Ma questa è stato una prigione. avvisato. Dove Sì, andrà a questa è la finire sezione Rakan se non pulizia. si fa vedere? Di Dov'è? Francia. È sparito? Ma raga, non era Black. Ah, sì. No. No? Adesso Ma mi arriva. poco vuoi Ma... andare di sì. Tu che stai dire? Eccolo! Mando. Maestro, vieni qua. Dobbiamo parlare un attimo con te. Che è successo? Cosa di grave? No, no, vieni, vieni. Mi raggami. No, no, no. Ciao, signor. Come sta Voi signorina, è dove siete? con te? La portate a fare la mia compagnia? Ma
Ma mettila al lavoro, sta Cristiana, la porti a compagnia, che è un cane. Ora. Ma se vuole lavora per me, Molto. ma deve Tu decidere non ti lei, no? serve una persona a lavorare nel tuo negozio? Oh, Allora, cavolo. falla lavorare. Beh, se vuole Ma lei non insegno la era prima il strega, cuoco? le Ma assicuro. se il tuo compagno cuoco non viene mai, Non lei ne può capite. cazzo. Non te ne Ok, frega niente. non fai Se niente. vuoi, le puoi lavorare con me. Biscotti. No. Raga, vieni un attimo, raga, dobbiamo Andi, vieni parlare. con noi, vieni con noi. Dobbiamo un attimo Dai, parlare. cammino. Dai, cammino. Dobbiamo un attimo parlare. Dobbiamo stare da soli però, qui c'è Chiude, molta chiude. gente. Ma c'è molta Per gente, non favore, un piace po' sta di roba. privacy, Anche allontanatevi da perché questa voi il ristorante abitazione. deve essere sempre aperto, quindi deve Dobbiamo andare fare qua. una Oh, Ragazzi! ristorante. Oh, fuori, fuori! Più Dai, lontani qua, che lontani! stiamo interrogando. Lontani! Devo parlare di cose serie, ragazze. Ah, mangia, mia. Primo che ha cotto la maglia, raga. Andate a giocare con le bambole. So. Metto fuori io! Allora, scegli questa o questa. Ammazza siciliani o ammazza calabresi? Ammazza calabrese. Oh, ti piace A proprio me grosso, ti dopo ci piace. parlo io, dai, allora. Oh, va, sta partendo. Vai, dici, dici. Allora, raga, io lo so che tu sei un nobile guerriero, un nobile poliziotto, però qui gira voce che tu stai in un clan dove gira roba che non va bene, diciamo. La roba bianca. Allora, raga, non fammi perdere tempo, per favore, perché qui io c'ho da fare. Allora, la voce che tu sei in un clan, insomma. È vero o no? Ah, più Sì o che no? ti faccio la Sì o domanda no? più giusta, perché il signor Ben non si sa esprimere, perché quando è arrabbiato e così si comporta un po' aggressivo. Quello che vuole Ok. dirti, sei sospettato di Ah, far si traisce parte, di però. essere parte, non in modo diretto, ma indiretto comunque di un gruppo di contrabbandieri e di persone che stanno, come si dice? Vabbè, raga, stai in un clone, sì o no? Vabbè, che sta domanda? Sì, più veloce. Ma che Ma palle! devo dire sì o devo dire no? Che tu mi dici? No, ci devi dire allora, noi ti diamo due scelte. Eh. Se tu ci dici la verità, tu rimarrai poliziotto e verrai perdonato dei tuoi peccati. Se tu non ci dici la Esatto. verità, perderai il tuo grado di poliziotto. Allora, non so se faccio parte di un grande, allora ho capito. Vabbè, se non c'è tu, che cazzo devo... Appunto, lo dovresti sapere tu. Allora, no. Ok. Hai visto, diciamo che hai visto delle cose magari illegali? A me Ma io a Blackwater non succede se a noi è stato detto che niente. Allora, io mi sa che Asdrubale è sa il che tuo padrino, tipo. ammazzo Chi è Simon. Asdrubale? Come Asdrubale Panzer? Panzer, ma non vedo Panzer dall'anno Capisci? scorso. Mi sa che non Ma sa come hai niente, fatto a Doge. dire Asdrubale a Felipe? Raga, come cazzo ti hai fatto a passare da Asdrubale a Felipe? Perché loro sono i Praticamente io ho capi, capito forse? tutto. Questo è proprio scemo. Ah, ma spionare? Avete bisogno di una spia? No, No, non è che è spia, sei stato tu una accusato. spia! Sei Ma se siete accusato voi, sospetto, sei questo. stato accusato di essere parte di questo gruppo. Quindi fai Questo. contrabbando, fai illeciti, stai architettando contro lo Stato, praticamente. Per buttare a terra lo Stato, va bene? Molto. Addirittura. Sì. Diciamo che non Io penso che regalo abbia solo intenzione. biscotti, ma non vedo panza da un sacco Vende di tempo. biscotti! Ma capito che il panzo lo Ma vedo da un sacco di tempo. Tutto questo tempo che non l'hai visto, in generale, facevi parte di questo gruppo tu? non con no. Ma lo sto stronzo. Frate, ma che cazzo c'è hit? Faccio uscire, vai! Faccio uscire! Hai detto che anche Rakan faceva parte e tu, e ora lui ci sta dicendo, non è vero proprio. Avevo detto che A uno comunque dei siete due stai dicendo coppia. una cazzata. Secondo me è Iotto, secondo me è Allora, sempre stato lui. ragazzi, io. Allora, ragazzi, scusa, io solo ho detto. Allora, che okay, io ho visto Felipe Ma lui ha contra. anche dei precedenti comunque. Lo so appunto perché so voglio capire. Ah, io ho anche molte rare passate. Ok, io. Grindastolo proprio. Io, cioè, io ho visto che Felipe dava delle cose a Rakan. Credo. Ma non so se lui gliele ha date, le ha prestate. Ma Però mi scusa, sa ma che è un quanto po' tempo fa? incoppare le persone così, però, Ti faccio dai. una domanda più semplice perché lui è un po' stupido, Simon. La domanda semplice è: signor Felipe, no? Che sarebbe John Pizza e Asdrubale, ti hanno mai venduto armi, armature in modo in contrabbando? No, le uniche armi che c'ho sono quando abbiamo fatto la guerra e le ho raccattate Quindi non hanno mai venduto armi a voi? tutte. Ah, ho Ah, ecco, ecco.
capito. Vedi? Vedi come sarebbe. Allora, quando abbiamo fatto la guerra, mi ha dato un'arma, ma sono morto e l'ho perso. Non in questo senso. Lui non ti ha mai dato armi, spade, armature. Ah, ma è ve Ah, venduto qualcosa in pratica. no, non mi ha dato niente. Ah, ok. Prima di andare in guerra mi Vabbè, allora. aveva dato una lancia, ma sono morto e l'ho perso. Stessa cosa Gabriele aveva una mazza, morto e perso. Ah, Cosa ce l'ho io la Sì. sua mazza, allora. Vedi, allora è lui che Perché? se ne ruba. Io se me ne lo arresterei a quello, se posso dire Doge. No, vabbè, io dico solo Ha che ci ha dato delle fatto. false informazioni, ha Ah, dato. ci ha dato intanto in false informazioni, ci ha fatto perdere un sacco di tempo, porca puttana. Però vabbè, interrogare è Aspetta. stato bene, Lo giusto? scrivo sulla macchina da scrivere, Aspetta, macchina da scrivere, fai una cosa aspetta. Ah, da intelligente. scrivere, lo sto. Allora, noi abbiamo bisogno di sbirri che lavorano per noi. Essendo che Basdrubale si fida molto di Blackwater, cercate di entrare nel sistema. Devi entrare nel sistema e lavorare per noi. 007 Se li sgami, se li sgami, e avrebbe lei fatto fa. comunque perché siamo Vabbè, a poliziotto, parte sei un quindi poliziotto. Se le sgamiamo, eccetera, verrà ricompensato. Ogni poliziotto che incastrerà queste due persone pericolose, visto che verranno sottratte loro dei soldi, una parte di questi soldi andrà a voi poliziotti. no, io voglio le mie bastardi. E anche quelle, vediamo. E poi La metà, la metà, la metà. Voglio un villager, quelli là che mettevi fissi. E poi Non ci uno sono più i schiavo in villager. pratica. Ah, ok, uno schiavo, dai. Bravo. Quella che vendevano, dici? Sì, quelli erano fermi. Ne voglio una femmina fissa che poi diventa la prostituta di No, no, Blackwater. vabbè, no, 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 penso vabbè, che c'era femmina, questo. no. Vabbè, Voglio la prostituta di Blackwater. lo. Ma quindi stai dicendo che le femmine Non sono so delle se poi si può schiave. fare. E infatti mi Scusa, dissocio. in America la Beh, prostituzione ragione, era però, dai. In America, in In Olanda, Florida. ovunque in realtà. Tranne in La Italia. mettiamo in un angolo. Come in un angolo, Sì, questa è su la questo femmina. ci penseremo allora, va bene? Vabbè, dai, Vabbè, vi vabbè. faremo Aspetta. sapere, dai, vi faremo sapere. Intanto, in caso se vedrai mai loro due che verranno qui, dicevo, se vuoi far parte di questo giro, va bene? Ok, cerco di essere meno nell'occhio possibile. Beh, comunque danzano nell'occhio che sono, A che sono punto sono poliziotto, comunque le dettagli. cose di Le Blackwater? doge. Sono finite? Le strade sono quasi Non complete, capisci come puoi minchia se è un vedere. poliziotto. Per l'illuminazione mi serve un po' di legno. Ti manca. Voglio una È super finita la scritta sui soldi. prigione, Mi serve un po' di ferro per fare le sbarre davanti. no? E le devi comprare. Quanto ferro ti serve? Vieni con me, dai, andiamo a Osiris. Signore, Ti do i soldi signor per. Doge, Oh, dimmi. posso Oh, parlare un ammiraglio. secondo? Andiamo, Ah, mentre partiamo, vieni. voglio, No, ma no, no, dove le devo sono? parlare in Oh, hai privato. visto? Cosa? Guarda che abbiamo trovato. Devo parlare in privato, Buona, signor abbiamo Doge. 10.000 noi di là. E vaffanculo. Andiamo, Ok. andiamo, 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 Venga andiamo. un attimo, signor sindaco, le devo Un Vai, andiamo al attimo, comune, andiamo al comune sognatoci. di Blackwood. Andare dura. Signori, se potete restare fuori, grazie, è una conversazione privata. Di nuovo il pisello è incastrato. Venga, venga. Allora, Felipe resti a farmi l'arma. Che ovviamente sono andato io, funzionario di Stato, lei, lui ha fiutato. Il pericolo. Esatto. Mi ha però detto che è disposto a vendermi un corpetto che già possedeva. Ma se Potrebbe già essere possedeva, non... un nell'atto delle comando un nostre po' leggi, non... nelle funzionale. nostre leggi puoi vendere merci che comunque hai trovato. Mannaggia, Non puoi quindi incastrarlo per sono. quello, mica è scema. Mannaggia. Comunque abbiamo parlato un po' con gli altri sbirri, perciò siamo qui. Abbiamo interrogato Arrakan, se ne sapeva qualcosa, e vogliamo far entrare Arrakan nel gruppo, che Asdrubale si fida abbastanza di lui, e le Quindi includiamo. Rakan non è dentro. No, ha detto, non so, un cazzo, ha detto, dai, è un coglione. Però può lavorare per noi, eh. Quindi, a parte devono venire tutti di là. Signor Rakan, venga un secondo per favore. Andiamo, Master, ti accompagno per le spese, per lo shopping. Ah, davo il candido, ma lasciami te. Signor Doge, dovremmo parlare un secondo con Rakan, non credo. Parlaci tu, io devo accompagnare Tiranno un attimo. Salite un attimo, qualcuno vada a recuperare quella nave. Vado Portala io. indietro però, aspettate.
Arriva, arriva. Guarda che precisione, guarda. Portala indietro e ti veniamo a prendere. Arranca, non viene con noi. Oh! C'è un problema, io sto congelando. Anche noi. Quindi forse è meglio che aspettiamo un giorno. Potete andare a dormire nei vostri letti, nei letti di loro. Aspetta, dobbiamo dormire, Daniel, sennò congeliamo. Ah, sì, vieni qua. Oh, guarda. Ah, bruci il legno, oh, spegni il legno. Spegni. Andiamo nei letti a dormire, c'è il riscaldamento a casa lui. Per non disturbare, diciamo. Disturbare, tu stai prendendo fuoco, porti, chi devi. Ok, Daniel, sta cosa è finita. Quando hai intenzione di sistemarlo? Che sta Cristiano per venire a prendere il ferro. Un po' di roba da venire da te. Ciao, scusateci, dobbiamo fare sesso qui tutto. Oh no, oh. Ma toccami il culo. Possiamo partire. Abbiamo da fare qui. Questo deve finire la roba. Ah, vabbè, dobbiamo lavorare qui. Aumentare la produzione. Quel comune aspetta una vita questo lavoro. Uno, due, tre. Ah, ma pino, mocca te, te, te. Uno, due, tre. Ah, ma ti riconosce, vero? Cosa? Armatura che ho addosso, non si riconosce. In realtà sì. Fai finta che allora, bro. Martedì sappiatelo, ci sarà. È probabile che per il pomeriggio esce un nuovo pacchetto, ragazzi. Anticipiamo perché abbiamo finito. Anticipiamo Siris 3.0. Quindi venerdì e domenica giocheremo senza fare la storia. Osiris 3.0, proviamo, vediamo come va. E poi andremo a fare la storia a febbraio, la riprendiamo. Ok, raga, voglio dire una cosa, ragazzi. Vedete l'armatura che ho addosso? Voi fate finta che non mi vedete il volto, cioè sono completamente coperto. Perché non c'è un'armatura che copre completa. Capito? Ma che sta di questo? Fate... C'è pazzo. Oh. Io vedo questa armatura, non copre tutto il volto. Voi fate finta fuori RP, cioè in RP che non mi vedete il volto, capito? Ma perché? A che serve questa? Ma chi se ne frega? Fate come dico. Ma se leggo il tuo nome non ha senso, non so che sei tu. In RP, mia, allora, fra, in vita reale vedo il nome sopra, Alessandro Manzoni. Sì, ma anche se è RP, no? Uno non può rimanere in RP con il nome in testa. Ah, shit, pesce 69, ovvio che sei tu. Vabbè, ah, vabbè, ma vabbè, allora metterò la pozione di visibilità. Ma mi chiederà milioni quella stronza della strega. Oh. Attento a Capodoglio. Ha fatto uno strano verso. Non mi ha convinto. Allarghiamo un po' la visuale, vediamo un po' dove stanno. Oh, Fredo! Ma no, di ghiaccio. Però ce ne sono pochi, eh. Guarda qua che manovra, guarda che manovra. Ah, tocchi io. Ah, no, 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 no. A dove cazzo mi ha cacciato? Nel mare. Allora, per il ferro puoi venire qua. Aspetta, raga, no, prima di comprare il ferro, veniamo in comune, ti pago anche la roba e mi finisci la roba, così già ti ho pagato. Aspetta un attimo però, 2 secondi, così lo cancello pure dalla lista delle cose da fare. Allora, stazione Sceva, altre le stradali e luci l'abbiamo fatte, cioè, stai per finire. Adesso ristrutturamento case. Una casa già l'abbiamo venduta. Dobbiamo vendere un'attività e una casa. Una casa sta venendo ristrutturata. Poi a Blackwater vorremmo fare altre abitazioni nuove, se verranno altre persone a vivere. Quindi forse rifaremo il palazzone. Faremo proprio le stanze fatte bene. Poi vediamo, dai. Signor Master Tiranno,
prendiamo le chiavi del comune. Venga che ti pago pure tutto. Tieni. A posto. Va bene? Vado a fare show. Sì, faccia il suo shopping. Tanto è detto che ti manca poca roba, quindi. Se ti serve il legno, ci sono due boscaioli di qua. C'hanno legno quanto ne vuoi. Valuta i prezzi, vede chi vende il prezzo. Dove è finito Master Tirando? Dove cazzo è andato? Dove sei andato? Stavo facendo un giro. Ah, ok. E io ti stavo portando a falegname in giro, non ti trovo più. Avevo capito, scusa. Allora, vieni, vieni. Boh, valuta i prezzi, ce ne sono due di boscaioli. Qua vende tutto a 15. Vediamo l'altro quanto vende. Che ti serviva? Legno e ferro, giusto? Mi sa che qua ti conviene di più. Dico, guarda, se ti serve legno, ottimo prezzo per falegname vicino a te. Sì, infatti, ma l'ho già preso più volte. Hai comprato, quindi? Ottimo. No, aspetta, ora compro. Ho visto, bei prezzi, ottimi. Fatto? Ok. Se vieni di qua, andiamo dal Fabbro anche. Hai detto che ti serviva ferro. Allora, a parte ti sei fatto anche le scorte per te, quindi se devi fare altri lavori. Ma finito i lavori del comune, hai altro da fare? A Blackwater no. Qui invece? No, neanche. Ok, a posto. Visto che gli altri stanno costruendo tanto roba privata, a sto punto ti lascio a te certe cose. Allora, in realtà vogliamo ristrutturare il vostro palazzo. Vorremmo fare proprio le stanze ognuno privata per sé. Non più farvi vivere in quel modo. Quindi vorremmo fare una casa popolare a spese del comune, paga lui. Costruisci tu il palazzo migliorato, fai più stanze, le fai come dici tu. Nel senso, se le vuoi fare meglio, più ordinate, è meglio, ecco, capito? Quindi, finito questo lavoro, appena mi dici che hai finito, vengo a Blackwater e parliamo per la nuova opera, va bene? Va bene. Che intanto vieni di qua, vieni. Andiamo, sta tirando, vieni. Dai, andiamo. Simon, però ti devi muovere a mettere la roba in vendita. Ecco qua il ferro. Ferro sta da là in vendita. C'è a Blackwater? C'è a Blackwater in vendita? Ah, di là no. Pari pal. Però ne metti veramente poco, perché ho comprato 5 pezzi e è già finito. Cioè, metti 4-5 stacco qua dentro, Gesù Cristo. Nel nome di Dio, io ogni settimana devo riempire. Ma io non Possiamo posso tornare, vieni, ti riempire, accompagno non io. posso riempire tanta roba, perché altrimenti non me lo permette. Non me lo fa? Non me lo permette mettere tante. Ma sì che troppo me la metto, quando mai? Eh no, mi ferma a me. Boh, strano. Andiamo. Boh,
comunque già possiamo parlare del progetto. Come pensi che possiamo fare un buon palazzo lì? Essendo che comunque siete tre cittadini, dimmi come potremmo fare le stanze, eccetera. Magari una casa più grande, un palazzone proprio. Io aggiungerei qualche piano in più a questo punto. Vuoi comunque rimanere le stanze in quel modo piccole? Ah, ma che fai? Magari mi vedo un po' come la struttura meglio, però posso ingrandirle un qualche stanza in più. Ovviamente se ci alziamo, sicuramente uscirà spazio per qualche altra stanza più grande. Ah, questo sì, cioè sarebbe ottimo, ecco. Più che altro adesso siete di nuovo tre perché le altre due persone che sono lì non sono più venute. Quindi molto probabile che siete tre di voi. Però ora sono arrivati nuovi player, quindi magari faremo la proposta di trasferimento. Perché comunque servirebbe manodopera di là perché da noi i minerali non sono così tanti come una volta. E il minatore buffo è un clown. Ha sul suo disco da giocare Palworld, a Posting Up a Minecraft. Il minatore baffo ha mai minato? Raramente. Ma infatti da voi è ricco di minerali. Oh, vabbè. Ah, è vero, Alexander voleva fare il minatore. Ne devo parlare di sta cosa. Ma che torno, ci do una parlatina. Vedo se viene lui a fare il minatore di qua. Arrivati. Bene, dai, fammi sapere poi, appena hai finito hai tempo per farmi sapere come deve Va benissimo, ti venire. Va prendo la bene. bulla, infatti. Match, Sandra. Mantengo questa rotta, vado solo alla barca, no? Ok. Passiamo un becco in Capitoglia. Com'è bello sotto le stelle, sento freedom go papel, sta spurtando chi stu core, c'è da te grindo core. Sei alla ricerca del pesce? Nah, quello lo trovo sempre, Osman. Il pesce sempre lo trovo. Com'è bella sotto le stelle, sento freddo go papel. Aspettando chi sta amore. Ciao, wow, un capitoglio a fianco, mi è passato. Io mi sono rotto i coglioni, Gesù Cristo. Mi sono rotto i coglioni. Mi sono rotto i coglioni. Volevo Alex Mob, ti giuro. Nel nome di Cristo. Nel nome di Cristo, io levo sta mod. Dove cazzo emo tutta la roba? Porco Dio. Dove cazzo sono morto?
Cioè, veramente assurdo sta roba, veramente. Cazzo è sto legno, Gesù Cristo? Oh, che palle, ti giuro. Che ha inventato il Capitolio, no? La mamma proprio puttana. La proprio forte. Basta, mi sono rotto i coglioni. Oh, mi sono rotto i coglioni veramente. Oh, mi sono rotto i coglioni veramente. Dove sta sta figlia di puttana? Oh, finché... No, no, ti giuro, non vado a dormire finché non ammazzate tutte. Ok, vedo. Probabilmente non ci saranno più problemi di Capitoglio ora. La feci quella che mi avevi rubato a me. Allora. Fammela fare, dai, mettila nel mio zaino. Anche io devo fare. Ma Dani, fai come me, che ho fatto una pulizia, ho Sono qui a cacciato. dichiarare una estinzione di un animale. Cosa? Ma basta ancora! I Perché? Capitoglio. I Capitoglio non esistono più. Hai ucciso tutta la specie? Sì. Tutte. Sto cazzo. Ho detto basta, non ci serve l'olio. No, fanculo. Dichiaro la morte di questi animali. Piotto, devo parlare con te. Scusa, dammi questa roba. Dove cazzo è Ale? Siamo invasi dalle scimmie, ragazzi. Aspetta, Carlo, eri te sulla barca prima? Ciao Che signorina. ci siamo scontrati? Le ho No. proposto se vuole di vivere in Verso servizio da me, dato che lei se Blackwater. ne va. Oddio, penso di sì, Chi ma non vuoi sa mettere a bene. servizio? Sì, Ti sei possiamo scontrato con mettere a la barca servizio? rosa? Non ho capito Che niente. cazzo tu hai detto? No, aspetta, aspetta. Aspetta. No, no, era il tesoriere. Ciao Scusa. Ale. Vabbè. Ale, ma tu quindi vuoi diventare minatore? Cioè, per ora Vale, ma io sì, ti devo però più dire. avanti no. Ma Stavo cosa hai in mente di fare? facendo. Allora, avrei in mente un'idea. Il signor Luke, che sta scappando, non so per quale motivo, mi aveva detto che stava facendo Vieni qua. che stava costruendo una cosa. Stava costruendo tipo un palazzo gigante. Mi ha detto che al suo interno si poteva fare un ristorante. Io ora stavo cercando insieme a lui il proprietario, così potevamo condividere i fondi, così magari io mi occupo la parte di ristorante e lui del resto, per dirti. Com'è il ristorante? Mi ha detto così, si potrebbe fare un ristorante interno, tipo come se fosse un albergo. Cosa sta facendo il signor Carlo? Luke, Non lo so, mi ha detto così, mi ha ma stai detto. costruendo un ristorante?
Io non ci sto capendo più niente, però sì, sto costruendo. Poi ti prendo a spada e ti faccio arrivare fino alla luna. C'è anche, c'è, però bisogna parlarne, però c'è. Ma nel circolo dici? Sì. Ma il circolo non era per i poveri? Molto importante per tutti. Credo. Cosa? Hanno cambiato il crafting delle stufe, quindi si alzerà di molto il prezzo. Aspetta, aspetta, non ci sono un calabrese. Non è colpa mia se aggiornano le versioni. Io per fortuna l'ho già fatta prima. dell'innalzamento. Ah, sì, hanno cambiato la stufa, fatta in mattone. Io seguo le del negozio, sì. Casa. Meno male che già ce l'ho. Anch'io. No, vabbè, ma non si è capito, ma deve pagarmi quella per la seconda casa che ha fatto lì, quindi... Io non pago proprio niente, signorina. Signor Doge. Vabbè, lo paga il comune. Signor Doge, vuole per caso un corso di parcheggio e guida della barca, per caso? La vedo un po' in difficoltà. Guarda che tutti i pesci sono morti, non succederà più. Io ho fatto 3 viaggi e non sono morto. Vuoi fare la fine di Capitoglia? No. Guarda che grosso, No, Doge, no. Io vivo per vendicarmi, ma non avete notato il fatto che la barca era in mezzo al mare, vero? Allora, aspetta, comunque, signorina, invece lei cosa vuole fare nella vita? Siamo signorina. E lei è ancora un po' confusa. Io voglio adattare... No, perché Blackwater vorrebbe cittadina, quindi... Vabbè, sì, lei fa tutto, lei. Ma non ha mai pensato di andare a vivere a Blackwater? Che sarebbe su Blackwater? Ah, noi abbiamo un'altra città, vuoi vedere? Abbiamo vi porto io, venite, tutte e due, venite. Non visto no, la città. No, zitto tu. No, ma questo ha cacciato il ferro. Cosa sta facendo? Accompagnaci, dai, che gli porto a far vedere la città. Vabbè, l'accompagno io. Ma stai zitto tu e fai il tuo lavoro che stai facendo, non interrompere tu. Intanto io non sto facendo un cazzo. Vabbè, andiamo tutti a Blackwater, dai, andiamo a molestare. Tanto ci devo andare per i funghi, aia. Scusami, mi è caduto dalla mano. Giuro che ti butto in basso e cambi d'olio. Sono tutti morti. Te l'ho già detto. Ale, stai live? Ale, sei live? Allora metto una canzone con copyright, aspetta. No. Diciamo che l'ho dovuto eliminare l'altra volta. Allora, raga, vi faccio una domanda anche alla live di Ale, che è molto seria. Ma è meglio un pack di stelle o gli stelleri in the pack? Letteralmente, raga, provo a parlare in napoletano, ma non ci riesce. Ma comunque, non pensavo che non conoscesse l'altra città. Noi abbiamo due città. Sì, io lo sapevo. Ho sentito parlare, ma nessuno mi ha mai trasportato. E ora vi mando. Pierre la conosce perché ce l'ho appena portata io. Lei è sempre un passo più avanti a me, non è possibile. Io volevo affittare la mia soffitta invece. Allora, raga, intanto vi parlo della vita da adulti. Mi è arrivata una bolletta di luce 174 euro. E c'è il bonus, bonus sociale 70 euro. Praticamente dovevo pagare 240 euro. Io mo dico una donna. Mo dico io, due persone, come hanno fatto a consumare 513 kilowatt? Io, Vale, te la butto lì. Vendiamo un rene. Io mi dissocio completamente da quello che hai detto. In Italia non si possono vendere gli organi. Ma io penso in nessun stato. No, in alcuni stati. Beh, dipende quali organi. In Italia non sì, può... Beh, si campa con un rene. In Italia non puoi vendere nemmeno lo sperma, se per questo. Ma sì, lo so. È morta. In America è illegale. Vabbè, però aspetta, zio, se lo fai di nascosto, si può anche fare. Quello si chiama beccata nera. Ragazzi, facciamo non so, stai sponsorizzando il mercato nero sulle tue live, vorrei dire. Voi vi rendete conto che in America vengono pagati per donare lo sperma? Sì, lo so. In Italia no. Ma perché siamo parlando di mercato nero? No, stiamo parlando di mercato legale. In America è legale. Non penso. Gilberto, che c'è? La vecchiaia ti fa rallentare prima? Sì, esatto. Ma faccio bel bagno, ma no, aspetta. Aia. Fiore, dai, ti ha colpito, non lo so perché. Sono stata io, sì, palese. Scusate. Ho posso male. Male. Oh. Colpisce la gente. Comunque a Blackwater non è vietato la violenza sulle donne. Allora, questo è il fabbro di Simon. Questo è il fabbro di Simon.
c'è? Ma dai, non se no. Vieni. Vabbè. Comunque. Guarda, questo è il fabbro di Simon, il fabbro di là. Ah, metto un altro fabbro di qua. Questa è l'attività di mia moglie. Le tartarughe. Questa invece è l'attività del contadino, il miglior contadino. Pensa, la maggior parte comprano qui quelli di Osiris. Ti ho detto tutto. Io ora che so che posso viaggiare, posso vengo. Salve, lui è invece il costruttore. Ora ha finito da poco quasi tutte le strutture qui. E ora rifarà le case popolari. Questa è una casa vecchia, ora la rifà. Ma lo il cavallo di scheletro è compreso nel prezzo. Lo vuoi? Però devi chiedere a Rakan. Non so nemmeno come si chiama. Questo è il piccolo comune di Blackwater. La città è piccola e sta crescendo, è in fase di sviluppo. Ma avete visto lì c'è una barca enorme in legno? Quello è un ristorante. Sì. È un ristorante. Vale, è bellissimo. Qui dovrebbe esserci l'attività del minatore, ma ha deciso di non costruirla. Per forza buttare in acqua. No, hai fatto la mia stessa fine. Un bel bagnetto. Un bel bagnetto riscaldato. Salta, salta. Aia. Volevo. Oh, ma che vuoto. Ti fai dire. Ma siete. Prada. Cosa mi picchi? Comunque questo è il ristorante. No, dai. Dai, basta buttarla dentro, dai. Va bene. Oh. No, no. No, no. Ah, cavolo, lo zaino vuoto, mannaggia. Andiamo, dai. Vedete, qui quando arrivate, si arriva con la nave lì. Si viene qua, questo è il ristorante dello chef Baffo. Risto, sushi e pizza. Sushi, pisci. Qui è la zona cucina. Qui c'è il privé. Questo è per chi ha i soldi. Venite a vedere. Se manca qualcuno che fa i dolci. Questo è il privé. Vabbè, c'è sempre il colore. È vero. Esatto. Signor Dage, si ricorda. Questo è il privé, guardate. Il signor Baffo è salito dal privé tutto in nudo. Beh, certo. Come puoi dimenticare? Non posso mai dimenticare quell'arte. Sopra c'è la zona che abbiamo fatto l'ultima cena. Abbiamo fatto una delle ultime cene. Compleanno di qualcuno. E qui sopra invece c'è altri tavolini in alto. Pensa che qui fanno anche i fuochi d'artificio. Guarda. Pensa, voi potete cenare qui. Lì sparano i fuochi d'artificio quando ci sono eventi. Come è precipitato? Ale? Lol. No, non mi buttare giù. Chi è che ha avuto l'istinto suicida? Bravo Ale! Bravo! Ma male quel tuffo. Ma perché ti sei buttato giù? Quel tuffo mi è andato al male per un blocco. Bravissimo Ale, sono fiera di te. Bravo. Ma dov'è tutta la tua roba? No, io lo vorrei dire signorale, ma bastava che cadesse in acqua e non si faceva niente. Vorrei fare una battuta. Chi è che mi voleva buttare giù prima? Ica, sì. No, lo so. Che battuta voleva fare, signorina? No! Oh, no. Io sto cadendo in acqua. Dai, dai. Che battuta. Guarda che dietro non c'è l'acqua. Questa che cade nella parte giusta, genio. Vuoi che provare? Che voleva fare, signorina Stella? Ma voglio vedere. Salve, signori, vi ho portato una buona cena. Allora, oh! Vuole allora, vedere. Questo è il menù. Vale. Oggi vi porto vale. Carne, marcia. Ci porti una candelina, così ci facciamo una cena a lume di candelina. Allora, lei ha 90 allora, anni, ma lei 15. Tienimi lo zaino per sicurezza. Porca voi! Tu rubami lo zaino e vedi questo dove te la metto. Buona fight, buongiorno. Ale! Ok.
Ma che sta scorreggia in faccia? Vai a prendere la tua roba, signora. Oggi no, io meglio che me lo da qua. Aspetti di suicidarsi. Tieni lo zaino. Salve, signor Doge, siamo io direi di andare via da qui prima che muoia qualcun altro. Aia. A me fai rebolizzare. Roger, prova. Prova. Oh, maestro. Salve. 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 Manca una cosa. Tieni, manca questa. No, mi manca le verughe, avevo. Ce l'ho. Aspetta, la signora, tieni. Da un po' di oltre a perdere tempo, comunque questa è Blackwater alla fine. Molto piccola come città e in fase di sviluppo. Cosa? Tutto bene? Mi mancano le verrughe. Io non c'ho niente di delle verrughe. No, meno io. Non è che sono in acqua? Sarà in acqua, magari sono cadute a fondo. Vabbè, non sono stato io questa volta, giuro. Guarda che è falso. Ti ha colpito dietro alle spalle. Aia, non ho fatto niente io. Sensici. Adesso ho fatto. Oh, no, no, aspetti. Tu perché ti lanci e dici ce la faccio e poi muori? Ma quante ne erano? 27. Ma te le do, vieni, aspetta. Verruche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma dove te l'ho appena comprate? No, non trovate la barca che poi la devo ripagare. Guarda, ti faccio vedere. Di chi è quella barca? È di Pizzo, è di Felipe, me l'ha prestata. No, no, me l'ha prestata. No, no, la devo ripagare io. Lascia stare. Ti prego, Doge, la prego. Maledetto Doge. Lo sai che non si rompe? Lascia stare. Che poi devo ripagarla per colpa tua. Ti porti pure a me. Ma dove? Devo andare a prendere delle robe qua. Che devi prendere? Ma che è sto sto? Dai, torniamo a Osiris, dai, su. Andiamocene. Ma non con quella. Ma non con quella. No, no. Vedi sì, basta che siamo rapidi, perché sennò moriamo congelati. Io non voglio, io non voglio. Vabbè, vi lascio qui allora. Ma che c'è un'altra barca lì? Non avevo voglia di farmi il pezzo a piedi, quindi ho trovato la barca. Dove si siede? Si sieda, si sieda, buon uomo. Buon uomo. Chi ci sono, scusate? Quanti chi è? Allora, come vi è sembrata Blackwater, allora? Allora, c'è un mio iscritto che ha detto che il ristorante non è stato di suo gradimento. Quella la nave?
È la nave, sì. Vabbè, capitano, a tutti Mi piace. spiace di non aver scritto, ma Se l'avessi detto io, mi avresti ammazzato. ti dico soltanto che è uno dei migliori ristoranti per qualità di cibo, eh. Fanno dei piatti veramente fantastici. I ristoranti ce ne sono due. Aspetta, Ah, gli ce ne sushi. sono tre, c'è cioè Kebab Baro anche. Tre, scusa, hai ragione. Tre. Allora, Ale. dimmi. Ho detto Ale. Dimmi. Ale. Anche io mi chiamo Ale. Ah, Io. Alex. Alex. Dimmi. Alex. Mi dica. Mi saluti, Yugo. Ciao, Yugo. Ha fatto lui, lascia stare. Va bene, grazie, non l'ho preso. Ma Raga, qualcuno mi paga la signor bolletta 174 euro. Dodge, vogliamo Non fare c'è un neanche un inchino. babbo Raffa. Che detto? Vogliamo fare un inchino sulle coste di Osiris. In che senso anch'io? C'è un Guarda, altro c'è un Capitolio. altro. Aspetta, fermati, fermati. Fermati un Non attimo. fare. Aspetta. Oh, raga, sto diventando il nuovo Kinder Pinguin qua fuori, oh. Fermati un Sto attimo. bene. Sto Sto diventando il bene. nuovo Lucky Kinder Pinguin qua. Ragazzi. Pure io. Che devi fare? 2 secondi, un attimo solo. Schifo quest'arma, c'è un'arma che fa tanti danni. Ah, che posso ritornare a giocare normale. Ah, mi sono
sono vendicato tutte le volte che mi hanno rotto i coglioni. Comunque ne ho uccise 30-40, ma ci sono altre 30-40. Perché? Ciao. Eccolo. Signora, gli affari chiama, la caccia alle balene era grossa. Allora, vada, prego. Non è troppo vicino. A me l'onore. Vabbè, sicuramente sono meno brutto. Wow, questa sì che è una casa bella. Ha visto? Mi deve 2 stack per internet. Va bene. Molto più carina questa casetta così. Già uno che viene qua e dice: oh, che bella sta casa. Allora, devo mettere il cartello. C'hai dei cartelli? Ce li ho a casa, ne ho una valangata. Vabbè, poi lo prendo. Con i capelli rosa. Raga, chi vuole acquistare la casa nuova? Che è una casa in bene. Quindi in totale le verrebbero 5 stacche. Quindi può venderla 6. Anche di più. Guarda com'è bella questa casa, molto più bella di quel cesso a fianco. Ah, però è una casa, niente, no. Eh? Perché, cosa volevi tu? No, io forse ci stavo pensando se fare un ristorante, ma non lo so adesso. Ah, ok. Vuoi il kebab bar, te lo vendo? No, grazie. Guarda che io frutto, sai quanti sa di frutto grazie al kebab bar? No, niente. 2-3 stack monete a sessione. No, niente. Ok, va bene, come vuoi. Che c'è? C'è rimasto male che quella casa è più bella? Io in realtà devo fare il piano di sopra, in parte già... Il mostro? Non so. Sì, ti piace questa casa? Però prima mi È in vendita. Euro, signor Doge, signor Doge. 6 stack, bene. Dimmi. Ah, fa culo. Ma se l'ho acquistata a 5, la devo per forza vendere a più di uno, no, clown? Passa uno. Ma che l'hai comprata a 5, ma sei scemo. I lavori per ristrutturarla mi è costata 5. Ma che sei scemo? Ma chi te l'ha fatta? Ecco. Una sera la sottoscritta. Cioè, ecco, ho capito che ci dico la chiama, no? Ma allora. Già solo la stufa costa 1 stack. Quindi. È perché allora, sono aumentati i prezzi. Come l'Italia, abbiamo problemi di gas naturale. L'inflazione. Ma allora anch'io adesso. Aumenta i prezzi. Daniel. Aumenta. Va bene, aumenta. Daniel, la prossima volta te lo faccio la prima. Cosa? Daniel mi deve 45 stack. Mi deve 45 stack. Vabbè, comunque viene, guarda, che la pago. A me me ne deve pagare 15 e mezzo per fargli la moschea, quindi Vieni. Quanto vuole il signor Giubecca per fare il soffitto? Per fare il soffitto, mamma, adesso vediamo. Metto del triplo tutti i miei pezzi. Venga, signorina. Adesso guarda. Per ora mi basta la soffitta. La facciamo la prossima volta perché adesso. Allora, ristruttamento case fatto. L'ho già tolto dalla lista mia. Un attimo solo che sto scrivendo una cosa nuova. Quindi da venerdì, allora, la patch verrà anticipata. E da venerdì può iniziare con i cartelli stradali e le luci di Osiris, va bene? Ah, i cartelli stradali sono usciti, quindi? Sì, usciranno venerdì. Ah, ok. Martedì ci sarà la patch, la 3.0 Osiris. Ok. Vabbè, però magari forse faccio un po' di qualcosa di privato, non so, perché... Beh, da lei, comunque non è... Sì, comunque sì, ok. Non è una cosa che richiede tantissimo tempo, quindi... Allora... Venga. 1, 2. Perfetto. Perfettissimo. Ciao Simon. Simon mi sta supplicando per uno sconto. Ma già gli ho fatto lo sconto del 50%. Simon, vai a lavorare. E io lavoro. No, sei tu che guarda, vendi poca roba. Oggi ho comprato un piccone, quindi...
Aspetta, anzi, pure. Aspetti. Devo posare i soldi delle mie attività. Signor Giriberto, pensa che Babbaro per adesso già mi ha fruttato 60 monete. Mi dica. Poi non riesco a... Cosa? Sei incinta? No, non riesco a farmi dare una roba per andare a finire qui. L'ho provata. Nella vita bisogna provare. È andata male, amen. Però ora farà molta attenzione perché è molto cauto adesso. Oh, che cazzo sta a fare? È venuto da cagar. Salve. Quanto ha Zubecca? Quanto ha? Quanti anni ha Zubecca? 15, 16 credo. Allora, se te ha visto Fiore. Sì, ma... Ma la stai pagando la signorina? Ma la stai pagando la signorina? Sì, più o meno com'è lo stipendio? Non ho avuto mai un apprendista. E che ne so, tu devi decidere quando gli vuoi dare. Lei non ha intanto comunque tasse da pagare, quindi. Beh, allora, facciamo... Signorina, perché non si compra quella casa prima o poi? Quella casa a fianco... La casa a fianco a lei. Quella di... Quella nuova che è stata finita di ristrutturare. È piccola, adeguata per iniziare. Vabbè, poi c'è il prezzo un po' alto, però. Sei sta. Io ho pagato meno la mia. Ma la tua non è stata fatta all'interno, perciò. Lei ha pagato anche già gli interni, già la roba interna. Ah. Più che altro la stufa che è costata. Perché è cambiato i prezzi delle stufe. Capisco. Tenga, questo è il suo primo stipendio. Ah, ringrazio. Hai visto che soldi? Arricca la signora. Ma tuo fidanzato che fine ha fatto? Sta a letto. Ah, sta ancora male? No, che domani lavora. Ah, ok. Chi è? Ma la posso... Lei anche come a entrambi, cioè io essendo che ho due cose in uno posso farle entrambi o solo uno? Ma che cosa? Delle pozioni vestite intendo. Che so, puoi farla lavorare entrambi, tanto è tuo dipendente. Allora a posto. Io ho già insegnato come comprare le cose, visto? Meglio. Ah, ti devo dare i soldi per il vestito che mi hai prestato l'altra volta. E anche lo stipendio a Marina. Ah, io ho due sessioni che non vengo pagata. Se tu non vai al comune a richiedere soldi, non è colpa nostra. Devo andare anche a pagare le tasse. Vada con Gilberto. Tinta c'è molto efficiente, quindi è perché non è passata lei. Il vestito. Quanto ti devo il vestito? Quanto ti devo il vestito? 30. Ok, vieni che te la do pure. Sera, sono Fox. Ciao Fox, ma non vieni più a giocare, non vieni nel server. È la seconda volta che sparito. Potete entrare, ragazzi, non vi mangio. Al massimo tocco, ma non... No, sì, signor Doge. Io per sbaglio ho tirato giù il suo di pino. Me ne pento. Cosa?
nella mia casa. Ah. Ho per sbaglio buttato giù il dipinto. Lo puoi rimettere a posto? No, è venuto bianco. Ma? Cosa? È il mio quadro preferito. È venuto completamente bianco, quindi no, non posso rimetterlo. Dov'è la signorina? Eccoli qua. A posto, abbiamo... Ho già pagata la mia donzella. Hai fatto allora, bene. Può venire a metterlo a posto lei, signor Dori? Vado a ritirare i soldi e andiamo a fare a pagare. Può venire a mettermelo a posto lei, signor Dori? Ah, ma ancora non è risolto. Pensa che avevi risolto. No, avevo capito male. Perché quando l'ho rimesso era bianco. Cosa? Quando l'ho rimesso era bianco. Ma cosa tu sei? Il... Ah, vieni, te lo sistemo io, vieni. No, io rispondevo alla chat. Mi ero dimenticato che c'ho bianco lo sopra. Pensavo che l'avevi risolto. No. Non teso. Cioè non... Ah, il... oh, ho capito atteso. Ora vedo, sistema. Dammi del tempo. Allora. Aspetta. Ora devo trovare il quadro, però. Oh, grazie, signor. Bene. Potrei... Non potevo mai perdonarmi di aver rovinato il dipinto con lei. Ah, che cazzo dobbiamo fare? Ah, comunque non abbiamo più niente, è giusta notizia, quindi. Senza Strubale dentro. A Strubale non so un cazzo di quello che sta succedendo, quindi tecnicamente potremmo inculare lui. Che senso? A Strubale non ha perso molte vicende della situazione. Ah. Che li stiamo facendo la caccia. Cacciando. Senti, neanche Felipe lo sa. No, Felipe lo sa perché è stato arrestato già. Ed è stato accusato. Solo... No, in realtà, più che altro perché ha fiutato. Ciao, Visteo. Buonanotte, Megan, buonanotte. Credo che abbia fiutato perché sono andato io. No, non è per quello. Ti assicuro che c'ha proprio il palo nel culo. Perché già l'abbiamo accusato varie volte. Però, teoricamente, se va veramente Rakan... Dice che è molto amico con Coso, quindi... Sì. Dobbiamo approfittare di quello, secondo me, però la miglior cosa. Anche lui vorrebbe l'anonimato, quindi al massimo gli facciamo firmare anche lui la deposizione. Aspetta che devo ammirare la mia giovinezza. Ah, quanto era bello quando ero giovane generale. Giovane generale. Peccato che quando ero generale di quel vecchio regno è caduto. Ho fatto quasi la fine di Napoleone. Comunque, Gibetto, ho capito perché in questo periodo mancavi tanto. Non sapevo che fossi in trans. Manco due. Mi sono indicato che bella schifo. Allora. Comunque, niente, la situazione è quella che è. A me preoccupa la stabilità del paese, perché in questo periodo con la guerra in corso con i barbari, una guerra civile interna sarebbe veramente grave. Io volevo tanto già avere qualcosa oggi, ma... Vabbè, ma non demorde, comunque qualcosa scopriamo. L'unica cosa che mi preoccupa è che abbiamo vinto contro i barbari l'ultima guerra, li abbiamo scacciati dal regno dei Turk, il nostro vassallo. Lo sai, è vero che ora abbiamo il vassallo che si estende fino alla fine. Ah, ok, sì. Però ci stiamo preparando, abbiamo parlato con i nostri alleati, l'impero Shervan e con i nostri vassalli. Probabilmente ora che abbiamo la fortuna che l'inverno è finito e sta arrivando il periodo più caldo, noi siamo molto avvantaggiati per fare una guerra. Quindi è il momento che attacchiamo, noi già ci stavamo preparando e per questo ho paura che ci fosse veramente un tradimento all'interno del nostro reame. Ma io per far cadere il governo sarebbe pericoloso. Io paura che ci sia da... Più che altro... Yotto dice tante minchiate, ma sembrava molto sincero. Sì, appunto, lo so. Questo è vero. L'economia comunque del paese si è ripresa tantissimo, ha avuto un po' di crisi. Minchia, se tu vai giù abbiamo quattro casse piene.
Sì, vabbè, lo stato è messo bene. Abbiamo fatto un po' di investimenti, abbiamo speso tantissimo. Abbiamo rimesso a casa le nuove case. Abbiamo, abbiamo due edifici ancora da vendere. Ah, Ale, ciao. È vero, io mi sono dimenticato di aggiungere un'altra cosa. Quando vuoi aprire un negozio, non so tu cosa vorrai fare. C'è un negozio in vendita, no, ci oltre siamo la casa. Di ristoranti insieme a quella specie di albergo là. Questo fare. Lo sai, è vero che il ristorante comunque lo paghi da parte come se fosse una tua attività? Sì, 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 okay. Ma ci siamo messi d'accordo che comunque le tasse, quando guardi il ristorante le tasse le posso anche pagare io. Però ah, ok, va bene. Non è un problema. Quanto sarebbe, quanto verrebbe a fare le tasse? Boh, le tasse per un ristorante sono 25 a sessione. Ah, boh, va bene, va bene. Va bene? Sì, 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 va bene. Boh, dai, detto questo, vediamo. In caso c'è anche la casa in vendita, se ti interessa questa casetta. Comunque è carina, come hai visto. No, no, ma me l'ha detto, mi fa la vita alloggio là, là dentro. Dove? L'alloggio, direttamente. Dentro la struttura stessa. Gratis? Posto. Sì, gratis, beh, mi ha detto così. Ah, ok. O lo so, una roba del genere. Poi in caso ti faccio sapere. Va bene, poi ne parliamo. Ha detto questo, poi mi accordo io con loro, sì, sicuramente. Ah, eccolo. Vado, allora, volevo parlarti un attimo, se possiamo. Dimmi, dimmi. Venga. Un attimo solo che mi muto 2 secondi, dico una cosa in line. Una domanda, qual è la lore del server? Bisseo, è un po' lunghetto da spiegarti. La miglior cosa è farlo appena finiamo la sessione, ti spiego meglio. Ho tutta la lore. Alloggio, sì, vieni, vieni. Sì, sì, vabbè, vita alloggio, mi dica, mi dica. Allora, Valoros, ma quindi mi può spiegare un attimo, comunque grazie Davidino, un attimo effettivamente il progetto che volete fare, cioè un hotel praticamente? No, no, è una, è un centro culturale, per cui ci sono, c'è questo edificio che avrà dei piani con delle camere. E poi anche un grande salotto di cultura dove si discute, dove si possono proporre idee, miglioramenti, tutto, dove un po' si radunano le idee. Ok? Cerchiamo di farlo al nostro meglio, lo abbelliamo, offriamo alloggio anche gratuito ai poveri, ma chiunque voglia stare con noi. Posso vedere la struttura? Effettivamente. Abbiamo il terreno, non abbiamo ancora la struttura. Ah, ok. È qui dietro. Quindi lei vorreste fare... Ah, ok, va bene. Vabbè, ci sta come progetto. Ho saputo che volete, che qualcuno vuole investire in un ristorante interno. Esatto, esatto. Mi ha detto che voleva fare un ristorante e ho detto va bene, si può fare benissimo. Va bene, ci sta, ci sta. Beh, allora, come va in generale la vita da minatore e tesoriere? Allora, infatti ho un bel po' di cose da fare. Adesso stavo andando adesso al palazzo per vedere chi mancava da pagare le tasse e fargliele pagare. Ma la produzione di minerali le stai facendo? Ho prodotto qualcosa, non tanto in realtà, non tanto, però sto minando cobblestone che comunque serve per la costruzione appunto della loggia. Oh, ok, perché sinceramente io do un grande consiglio. Il consiglio è che se dovete fare minatori, io vi consiglio proprio di lavorare a Blackwater. Aprirvi lì la miniera, perché qui ormai le risorse sono scarseggiate, ne abbiamo parlato già un periodo che siamo andati in crisi. Abbiamo avuto la crisi del ferro e del carbone. Attualmente, fortunatamente, con la fabbrica di Felipe, il ferro non è più un problema. Ma le altre risorse ormai, pian piano, stanno scarseggiando. Quindi volevamo fare un piano importante, magari... anche se ci sia la miniera qui, magari i minatori hanno l'opportunità di andare a Blackwater. E avere la miniera lì. Ma per me è impossibile andare a Blackwater, cioè io devo gestire la tesoreria qua, ad esempio, non posso stare... Sì, 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 questo lo so, infatti non dicevo per te, lo dicevo per i futuri minatori. Sì, 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 ho capito, cioè. Capito. Ne dovrei parlare con il signor Felipe, perché ormai qua sicuramente le miniere sono quasi vuote. Va bene, grazie Doge. Ah, più che altro c'è un'altra cosa. Comunque, secondo me viene un bel progetto questo qui del circo. Dobbiamo parlare nella riunione, adesso faccio una riunione. La organizzo adesso, hai 5 minuti, no? Comunque, ti spiego già, Bisse. Allora, praticamente la lore del gioco, noi eravamo dei nomadi, ok? Eravamo dei semplici nomadi, ognuno con un proprio passato, eccetera.
Eravamo dei nomadi che in estate ci incontravamo in questo posto dove siamo adesso, ci incontravamo e ci scambiavamo informazioni. Essendo che il mio personaggio ha un retaggio, si è scoperto che sono di un retaggio antico, una delle dinastie più antiche, però prima di scoprire questo io sono stato il primo ad avere l'idea di fondare Osiris, la città, e propormi con altri diventare il capo per un breve periodo. Quindi fatto per questo breve periodo. Intanto dobbiamo aspettare un attimo 8 minuti, quindi ti posso spiegare. Ci sei, no, Bisteo, posso spiegare? Senza che spiego. Intanto, perché tanto la riunione è tra 8 minuti. Ah, ok, mi sento, ok. Mi metto un attimo qua, così ti spiego meglio. E praticamente fondiamo questa città. Ci sono stati vari eventi, vari corsi durante l'RP. Prima noi eravamo una repubblica normale, poi con le varie crisi che ci sono state, con la crisi dei pirati, perché ne abbiamo passate varie epoche particolari, fai conto, questo è il 51esimo episodio, e la storia è, noi ci siamo trasformati come la Venezia, una serenissima repubblica, con delle riforme, e le riforme fanno in modo, le attuali riforme, che non me le ricordo bene, le leggo. Io sono doge finché non ho voti a sfavore contro di me. Nel senso che il mio governo fino alla morte. Ok, il mio personaggio finché non morirà in RP in questo caso, non ci sarà nessun altro doge. A meno che l'unico modo per perdere potere è avere nel Parlamento, in questo caso più che Parlamento, nel governo stretto del ceto più alto, ci sono nobili a sfavore contro di me, che votano a sfavore di me. Attualmente, se ci sono persone che votano a sfavore di me, sono solo due persone, due o tre persone su quanti nobili che potere abbiamo. Attualmente sono 8 persone sedute al tavolo, sono due o tre contro il governo per alcune cose. Ci sono stati vari eventi, ci sono gli eventi, ci sono state le storie, c'è stata la prima storia sull'espansione, poi c'è stata la storia dei pirati, abbiamo avuto i pirati, ci sono stati i player che hanno fatto i pirati, poi abbiamo tolto tutto da mezzo perché erano un po' puttane, ma ci sono stati player pirati che abbiamo avuto interazioni, poi i pirati sono stati assassinati da dei barbari, che poi abbiamo sconfitto questo impero barbaro. Cioè non era un impero, erano barbari saccheggiatori che saccheggiavano le terre dei dintorni. È arrivato un altro ragazzo, Escogna, che faceva parte di questi pirati, però gli altri si erano scocciati e lui doveva venire a giocare con noi. Lui è un ex re di due regni, di un regno, che sono rimasti solo due villaggi. E attualmente questi due villaggi sono i nostri vassalli. Lui ha rinunciato alla corona per fare in modo che il suo regno venga protetto da noi e sconfiggere i barbari. Abbiamo sconfitto questi barbari finché non è arrivata l'epoca, la più grande epoca, che è quella attuale, l'invasione dei barbari del nord, il regno dei barbari del nord, che è proprio un vero regno, che attualmente siamo ancora in guerra. Abbiamo giocato 7-8 sessioni su quella storia, da dicembre giochiamo fino adesso, e finirà a febbraio praticamente la storia. E i barbari sono popoli, tutti i barbari attuali. Sono stati sconfitti, scacciati da un regno che si chiama Regno Turks Bianca, che attualmente ora è il nostro vassallo e hanno due villaggi, quello che è rimasto, due villaggi e una fortezza. Questi due villaggi e una fortezza adesso fanno parte di noi, sono parte del nostro vassallo, perché noi siamo una repubblica mercantile, quindi non è che ci espandiamo conquistando, ma ci espandiamo vassallizzando, quindi tenendo l'influenza. E fare, non so se la mai la conosci, il patto difensivo del trade. E questa è una cosa un po' più storica. Essendo io sono appassionato di storia, a me queste cose riescono facile da fare. Esempio, noi siamo attualmente la Sinistra Repubblica, abbiamo due tre vassalli, e l'espansione a noi avviene quando decidiamo di colonizzare praticamente. Attualmente abbiamo due villaggi, vorremmo fare un terzo in futuro, ma per ora, finché l'altro villaggio non ha comunque un numero di player decenti, perché di là comunque sono solo tre,
Noi abbiamo due villaggi, uno sono tre e tutto il resto è Osiris. Cioè praticamente noi siamo 26 player attivi, 23 sono nella città capitale e 3 sono di là. Attualmente non abbiamo trovato nessuno interessato a stare di là, anche non capisco perché comunque quell'altro villaggio è tutto nuovo per i player nuovi, è ancora meglio entrare in un villaggio che comunque è in fase di sviluppo. Però detto questo era per spiegarti un po' più velocemente, ci sono tante cose da spiegare ma era il metodo migliore per spiegartelo. Ovviamente c'è un governo, ci sono i lavori, il server si divide in economia, ovviamente in commercio, si divide in attività, si divide in ruoli pubblici e c'è tutto l'RP, immaginiamo, prendi un po' GTA, prendi un po' il Medioevo, uniscili e hai fatto quello che stiamo facendo noi. Allora, a breve c'è la riunione, io già mi siedo, sono pronto. Beh sì, immagini che è molto più lunga la storia, però è interessante. Sì, è molto più lunga, guarda qua, per farti capire, questa è la mappa. Pensa, ancora non abbiamo mappato il castello che appunto ti ho detto. Se tu vai così, questo è Volpe Rossa, che è uno di quei villaggi che abbiamo conquistato, uno degli ultimi. Questa è Osiris, la città di Osiris, come vedi, che si espansa ancora di più, ma la mappa non è stata aggiornata. Questa è Blackwater, l'altro villaggio, e questi sono gli altri nostri vassalli del regno del ragazzo che ha rinunciato alla corona per la protezione. Questo invece è il villaggio di Asfrid. Ah no, è qui, è vero. Questo qua invece è il villaggio di Astrid, il villaggio è il forte di Astrid. Questo è il villaggio più grande dell'impero Turks Bianca, che è caduta. E tutti questi qua adesso sono parte di noi. Cioè questo è un villaggio come se fosse nostro, è un vassallo. Per dirti tutta la cosa figa dietro. Adesso per esempio, essendo che ci sarà Osiris 3.0, ascolterai quello che sto per introdurre in RP. Cioè tu adesso vedrai l'RP che ci sarà aggiunto, un'altra storia, perché l'altra dei barbari sta per finire. Quindi devo dare adesso la partenza per un'altra storia nuova, dove appunto si affaccia un nuovo cambiamento per Osiris e la nuova tecnologia. Ora vedrai, perché noi è un medieval stile medieval punk, nel senso che c'è sia la tecnologia che il medioevo. Ora che arrivano ne vedrai tutto. Ok, arriva la riunione. Lu. Salve, signor Felipe. Oggi non l'ho vista, ma ormai era sempre. Dove cazzo è stato tutto il giorno? Oggi ho avuto molti lavori da fare tra Blackwater e Osiris. Stavamo convincendo nuovi cittadini a popolare quella città, essendo che qui lo spazio sta un po', ecco, diminuendo. Appuntare tutti i bastardi plebei dall'altra parte. È una buona idea. Ma dicevi che in che senso? No, non ho mai detto una cosa del genere. In realtà è aperto a tutti. Anzi, c'è un ragazzo che già si è proposto. Solo che. Ma il coglione di Bisteo di venire a giocare con noi invece di giocare a quelle merdate che gioca lui. Cosa? Io di Intouch? Vabbè. Quello è il mio posto. Grazie. Bisteo, vieni a giocare e rompere i coglioni. Ti accettiamo. Basta che ci sei ogni tanto. Poi. Pizza. Pizza. Di quella roba, ti giuro, ti arriva una freccia in testa. Umma pizza. Umma pizza. Umma lo faccio con tua madre, ok? Capisci? Che palle. Ed è un po' confuso, ragazzi. Comunque, Bisteo, basta che entri una volta a settimana, se proprio. Boh, è più che altro perché quello alla bestia, te lo dico in modo sincero più possibile. Se tu devi fare contenuto e devi entrare in quello zombie survival, lo puoi fare, però fidati, quello zombie non ci trovi più gente come prima. Cioè sta morendo il server. Infatti abbiamo in progetto, te lo dico già perché non ci sei stato sto periodo, abbiamo in progetto di fare io un modpack dei zombie
e riproporre un zombie survival 2. Quindi fare un server come dico io, con le mod che dico io, come sto facendo con l'altro server. Quindi probabilmente appena uscirà l'altro server le cose vanno bene con quel mod pack, perché io probabilmente anche questo qua di Osiris lo pubblicherò in modo ufficiale. Quindi entra. No, aspetta, ma no, questo qua di Osiris forse non E mi stai conviene. dicendo che devo fare un nuovo regolamento per coso zombie? E mica ora. Finché non finiamo quell'altro. No, ma quello dei zombie che regolamento devi fare? Lì ci sono molto Ho limitate fatto un le regolamento, non prima. regole. Cioè, magari vengono aggiunte qualcosina, ma dobbiamo pensare a un buon progetto. Comunque dai. Allora, la cazzo di riunione. Ma chi è che manca? Manca Iotto e Benny. Carlo e Dani. Perché questa roba è molto. Cosa fai Vale, insulta adesso? pizza da parte mia, ma con il cuore. Pizza, sei una capra. Allora, Ben, tu verrai espulso dai Templari domani. No, stiamo aspettando gli altri perché servono gli altri due. Ma di cosa dobbiamo parlare, signor Doge? Dell'imbarco che sto per compiere verso Sirkana. 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 Ma che cazzo sta facendo? Il server Che cazzo c'è dentro? invasione. Questo è pazzo. Comunque, a Mister Doge, una Allora, cosa che volevo riferire è che ho già riferito a Gabri, mi ha detto di stare tranquillo, però per giustizia riferisco. Ci sono stati, cioè le entrate dello Stato sono minori dello, cioè sono maggiori delle minori delle uscite. Quindi spendiamo più di quello che guadagniamo. no, ma non ti preoccupare perché stiamo investendo. No, ho fatto io degli Ok. investimenti, perciò ci sono meno soldi. Ma che bravo, sei un bilancia lui. Ho pagato i due costruttori. Tesoriere, Beh, cortese. effettivamente hai ragione, dovrei avvisarti di questo. Ti spiego subito ora. È giusto prima che iniziamo la riunione seria. Una cosa, dovresti fare tipo il bilancio ogni due sessioni, dovresti fare il Beh, bilancio effettivamente generale. sì. Mi ha dato una bellissima idea, signor Dovresti Valros. segnarvi tutte le entrate e tutte le uscite che fate. Un po' Giuro. complesso, però con il quaderno effettivamente. Guarda, guarda, ormai che non faccio più io quella Allora. parte. Beh, comunque meriterebbe, che ne so, il bilancio un pagamento Beh, sì, aggiuntivo, allora cosa ti ne spiego, pensi? Sì, attualmente. certo, pagamento aggiuntivo. Attualmente le uscite sono dovute principalmente per le strutture. Abbiamo pagato il costruttore per la casa 5 stack di rame che verrà rivenduta a 6. Abbiamo un'attività ancora da vendere, quindi fai conto che abbiamo una decina di stack da Di riprendere che così. attività? Oddio. C'è un'attività, quella di Sora vecchia, che è in vendita. Quanto? Poi c'è anche Blackwater che abbiamo investito soldi. Oggi ho pagato il costruttore per le strade, la stazione di Lo Sceriffo e le luci. Quindi Blackwater è completata e ci manca semplicemente il rinnovo dello ristrutturamento della casa popolare, che è molto stretta e piccola. Quindi volevamo un po' ingrandire Non per i adesso dove cittadini. vivi. Quindi dalla prossima, diciamo, pagamento di tasse entrate e uscite dovrebbe esserci più entrate che uscite. Si è visto un po' di uscite aggiuntive, semplicemente perché ci sono stati molti movimenti di investimenti, ecco. Ah, è vero, devi contare anche che ho pagato l'ultimo i 5 stack, no, uno stack e mezzo di monete per le frecce, per chiudere il contratto che abbiamo stipulato con il cacciatore. Ok, Va va bene? bene, vabbè, avvisavo perché mi sembrava giusto avvisare. Va bene, va bene. Allora, io direi di iniziare, ragazzi. Ci sono belle e brutte notizie, dove volete iniziare? Sempre dalle Brutte, 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 brutte. da quelle brutte. Allora, quelle brutte, in modo semplice, sarò sincero. Le risorse di Osiris stanno calando. Tutti i minerali, la produzione di minerali, eccetera, oltre il ferro ovviamente, però produzione di oro, produzione di zinco, produzione di carbone, produzione di vari materiali che comunque si sono in giro. Io sono pieno di quella roba, Lo so che sei pieno, questo ma le miniere sono a corto. eh. Tu sei andato 20 sessioni fa all'ultimo a scavare. Chi è andato da poco a scavare, ad esempio Valoros, e non è l'unico che ha fatto notare questa cosa, Osiris Adesso sta morendo. allora io 10 volte che avevo detto di fare una miniera A con Blackwater, lo so, Blackwater. infatti è quello che vorrei proporre in futuro, non ora, appena possibile. In questo caso non tu Valoros, perché comunque il tuo lavoro principale è quello al comune. Però gli altri minatori, ad esempio Ale, anche tu Felipe, dovresti effettivamente investire soldi su questo progetto di espugnare, diciamo, le miniere di Blackwater, visto che il signor Baffo ha quasi abbandonato il suo lavoro dedicandosi alla cucina, quindi ci sono miniere ricche. Ma c'è un altro problema. Allora, sapete, noi ci stiamo sviluppando grazie
al signor Simon con le conoscenze, con il suo impero, visto che abbiamo accordi commerciali. Ve lo dico in modo più semplice possibile, scusatemi, prendo un attimo il foglio che mi è stato inviato appunto dai nostri alleati. C'è una grande scoperta per noi. Da poco si sono scoperti dei nuovi materiali. Come ben sapete, siamo stati noi i primi a sviluppare la produzione in acciaio. La produzione, siate fieri ragazzi, Osiris è stato il primo paese a sviluppare l'acciaio. Abbiamo le armature migliori in giro, e infatti l'antico dio, la nostra fede, immaginate chi ha le armature migliori, fatte in netherite e in acciaio. Decisi tu. Detto questo, c'è una bellissima, parto un attimo in questo caso dalla bella e brutta, perché c'è sia la brutta che la bella nella bella notizia. Sempre della prima che stiamo parlando, di quella brutta. Come abbiamo detto, le miniere stanno scarseggiando. Oltre questo, c'è stata una grande scoperta. C'è stata una grande scoperta che finalmente abbiamo trovato dei nuovi minerali che noi non avevamo a conoscenza, che si chiama bronzo, argento, che c'entra con il mirra? Che fammi capire, scusami, allora tu mi fermi per dire birra e mirra, vabbè, mirra in questo caso. Comunque, vabbè, il tin. Il lead, come cazzo si chiama? Che non so come si dice. Piombo, il piombo. Ah, il piombo. Ok, il piombo. E cosa hai detto, il tin? Uranio? No, il tin è Tin, l'alluminio. piombo. Alluminio. No, alluminio, alluminio. Vabbè, comunque il discorso è questo. C'è il bronzo, appunto, c'è il piombo, c'è l'argento, c'è l'alluminio. Ma che servono questi materiali? Questi materiali, da come ho capito, sono utili non solo per le armi, quindi ci saranno produzioni di nuove armi, di oggetti che sono più efficaci, anche quelli del ferro, quindi comunque vuol dire che la manodopera avrà degli strumenti migliorati, ci sono delle armature migliorate che ci permetteranno di combattere meglio, ma oltre a questo sono oggetti che effettivamente possiamo usare per altri scopi. Il problema sorge qui, e la brutta notizia è questa, cioè la bella ma la brutta, è che nella regione dove noi viviamo queste risorse non esistono. Cioè, nelle miniere di Ah, neanche. queste zone non esistono questi minerali. A Siamo Blackwater fottuti neanche. allora. Nemmeno Blackwater. Sono minerali che dovremmo spostarci verso est. Praticamente, Ah, ma cosa? facciamo così. Dovrei macchinare per farlo comunque. Incarichiamo degli esploratori o dei Sì, poliziotti. Io dei posso. cacciatori. No, no, non poliziotti. Poliziotti attualmente sono impegnati per Ah. delle Così cose importanti. incarichiamo della gente di andarli a trovare e mappare le zone dove potrei fare una futura miniera. Posso andare io in caso? Perché io faccio mappe. Allora, io avrei una proposta un po' migliore, un po' più veloce, un po' indolore. Cioè? A te hanno No, tolto la visto che licenza siamo. comunque, Sema. Non ho capito Ah, però. vero. Allora, visto che siamo forniti di una dimensione alternativa chiamata Nether, ok? Attraverso il Nether la concezione del mondo, l'universo è molto più vasto, ok? Quindi un blocco del Nether corrisponde a molti più blocchi del nostro mondo. Quindi basterebbe fare una via sicura per i viaggiatori nel Nether, C'è un poi altro c'è problema. tutto. Per andare nell'inferno, nell'ultimo periodo, visto che abbiamo chiuso il portale in modo aggressivo contro il demone che non si è più presentato, se ricordi, i nostri esploratori del Nether ci hanno detto che lì non re si riesce più a stare bene. Essendo che abbiamo chiuso il portale in modo stretto, abbiamo chiuso qui sotto di noi e non ci sono più altri portali aperti, le temperature sono così elevate che non riescono a camminare, cioè hanno degli strumenti particolari che ora attualmente ne sono anche loro a corto. Quindi secondo me per ora è giusto quello che dice Felipe, sarebbe il miglior metodo. Però secondo me, come dice Valros, dobbiamo mandare esploratori, i marinai o cacciatori alla ricerca. Li paghiamo per queste Ma lei esplorazioni. capisce che dovrebbero essere tanti di quei blocchi che non hanno alcun senso. Però questi oggetti mi sembra che siano non mi sembra che ci siano pozioni o robe da cibarci per il caldo, Allora, no? intanto io No. direi aspettiamo un attimo notizie per lo sviluppo tecnologico appunto di queste risorse, perché effettivamente ancora non sappiamo in modo preciso
cosa ci daranno queste risorse aggiuntive. Però attualmente io credo che prima di pensare a queste nuove risorse, che comunque abbiamo del tempo da dedicare cioè oltre a dedicare abbiamo il tempo giusto per effettivamente dire possiamo pensarci su, abbiamo tempo per questa esplorazione, per organizzarle meglio, io direi di pensare al più grande problema, che siamo a corto di oro, mi sembra Simon che non abbia così tanto oro. Ci stiamo lamentando di oro e oltre oro ci sono altre risorse, Felipe, che tu hai poco da dire che non riesci a vendere. Lo zinco, tipo, lo zinco anche. Zinco dopo l'ultima invasione credo di avere una quarantina di blocchi da vendere. Ah sì? Ok, allora quindi Più sarebbe. ottone, più acciaio, più un sacco di roba, ma sono valori assurdi, quindi andrà. Io direi di concentrarci allora sul fatto che comunque dovremmo aprire. Dovremmo fare un progetto. Non Ma so se inserirle nelle secondo leggi. me dopo Blackwater potrebbe esserci. Perché noi non ci siamo espansi in tutte le direzioni, tranne dopo Blackwater non No, ci siamo l'unica espansi. che ci manca è la direzione verso Allora, io l'atmosfera. direi, in Prossima. questo caso No, no. direi, in questo caso direi di agevolare un attimo i minatori. I minatori faremo che la loro miniera rimarrà Osiris, quello ufficiale che pagano le tasse, però avranno la concessione di andare a scavare a Blackwater, Aspetta, pagando. ma. Vabbè, Stai no, zitto, non mi no, vai. interrompere. Spagando la tassa, quella che pagano qui a Osiris. Semplicemente, al posto di scavare a Osiris, vanno a scavare lì senza fare casini con le licenze, perché la nostra burocrazia è un po' lentina su questo discorso. Quindi io direi di dare l'opportunità a tutti i minatori di poter scavare a Blackwater, quindi andare alla grande montagna. La grande montagna, come si chiamava la grande montagna? Monte Grigio. Ah, no. Quel coglione, il quartiere Quale? qua Dai dietro. Blackwater, no? Non c'è un Ah, nome. Non c'è Blackwater un non c'è un nome, nome. Diamogli il nome, dammi il nome adesso. Monte Quell'altro Rosso. K2. Monte Rosso sta a Napoli. K2. K2. Valoros, tu hai bella fantasia. K2. No, e. Artù. Monte Artù. Dai, Lo so. Merlino, dai, mago Merlino. Monte Artù, chiamiamo la montagna Dai, rossa. Everest, dai. La montagna rossa, Montagna allora. Rossa, ma se la chiamiamo Everest. semplice, visto che si trova in una palude, montagna della palude? No, No, troppo è noiosa. nome di Tania merda, dai, dai. No, Metti orribile, Baffo Tania. La montagna delle streghe possiamo fare, orribile. perché c'è una Beh, palude. effettivamente, montagna delle Baffo streghe. Pane. Montagna Montagna stregata, dai. Stregata, va Ah, benissimo. raga, vi do una bella notizia. Intanto voglio festeggiare Dai, questa quando cosa. dormire? Giù di sta roba delle stronzate miniere, Dai, non su, dormire. sbrigarsi, sbrigarsi, te un quarto d'ora mio compleanno. Ah, sì, davvero? E qui non hai organizzato un compleanno qui in un ristorante, niente? C'è No. nessuno. Vabbè, ora non c'è nessuno, però prima Che cazzo cucina poi? c'era Ah, il kebabaro. c'era il kebab a un kebab a tutti. Vabbè, Vabbè, niente, raga, niente, niente. vi do una bellissima notizia, grandissima notizia, che vi piacerà Vai in tantissimo. pensione. Sì. Ci saranno finalmente i carretti, i carri, Incredibile. finalmente potete trasportare merci ovunque dove volete. Oh, Ci saranno mamma le mia, shader, ci fantastico. saranno i corpi a terra se morite, ci sarà il revive, quindi se venite uccisi a morte, a colpiti prima di morire avete un minuto per restare i vostri alleati. Ah, che bello questa cosa. Ci sarà. Incappatoio. Cinque anni per restare. Va bene, ci saranno nuove armature, Daniel, per Ok, buono, buono. te. Quelle dell'est, finalmente, quelle slaviche. E ci saranno proprio quelle dell'est, Incredibile. quelle del tuo impero. Quindi adesso Ci riconoscerò le sarà, province. sì, praticamente, ci sarà il Better Combat Apple Skin che ti fa vedere effettivamente cosa ti darà un cibo. E poi ci sarà finalmente una delle cose più importanti che vi piace tantissimo. Finalmente ci sarà una cazzo di mappa in alto a destra e potete mettere i vostri waypoint. Così sapete dove si trova il Fabbro precisamente, dove si trova Blackwater, eccetera, eccetera, eccetera. Buono, buono, buono. Addirittura. Ragazzi, Beh, questo ragazzi. serve per le persone che non sanno orientarsi. No, serve più che altro servono soprattutto per i cacciatori che magari almeno ci possono dare informazioni meglio. Beh, raga, la riunione era questa. Non Giusto, parliamo delle leggi, giusto. adesso Ma le faremo scusami, la prossima Doge. volta. Dimmi. Ma se invece andiamo a minare tipo verso dove stanno i vassalli o Shandiu? Ma tu sei scemo, qua sta qua dietro Blackwater, ci mettono 2 secondi che è pieno di risorse. Vabbè, comunque tu sei il fabbro, tu dovresti dirci quante risorse hai, visto che non hai mai roba da vendere. Io di 8 ragazzi poveri come pochi, non vuole Ma io pagare. ora Ah, i una cosa, minerali ce li ho. Doge, un problema. Cosa, dimmi? Allora, c'è Vai, Panzer che mi dimmi. deve, come aiuto da macellaio, mi deve pagare 100
Ancora sento monete in arretrati. Quando si connette ti paga. Venerdì è da 2 settimane e mezza che però non si connette. No, è venuto. Vabbè, non mi solo questa settimana non è venuto. Vabbè, vediamo. Cazzi tu, infatti paga la prossima volta. Va bene, va bene. No, c'è. Io sono pieno di minerali. Io sono pieno di materiali ora perché mi ha svaligiato per lì. No, sento che è un ovvio, mi serviva. Ma scusami, ci sono le chiavi, eccetera? Perché prima erano vuote, non so se mi servivano delle chiavi. Le avevo messe, però se le comprate Stella. Non so se sono finite, ma da a vedere. Ah, guarda, sono messo. Le casse in bronzo per farle diventare in ferro, loro. Ah no, devo metterle, aspetta. Questo qua. Questo qua serve dalla cassa in bronzo, te la fa diventare in ferro. Ah, ok. Quindi okay, serve, basta se... questo. Sì. E come se si funziona? Cazzo, prendi il coso. E si fai tasto destro. Cioè faccio shift tasto destro e mi cambia la. Ma come faccio a unire con la cassa di ferro e bronzo? Quello volevo sapere. No, allora tu compri questo coso. È l'upgrade della cassa. Come cazzo metto l'upgrade? Ma ragazzi, che sei? Tu fai tasto fai shift. Io faccio shift tasto destro e dalla cassa in bronzo diventa la cassa di ferro. Ah, ok, perfetto. Era anche ora. Ecco, Bissi, hai capito cosa facciamo adesso alle riunioni? Pensa, solitamente facciamo anche le leggi, eccetera, solo che è una certa ora. E... domani la gente va al lavoro. Solo che però questo server è aperto 2 volte a settimana, il venerdì e la domenica. Madonna mia che laggato. Ho preso la chiave del comune, Gesù Cristo Santo. Ho sbagliato chiave. Uno, due, tre, quattro, cinque. Non so quante me ne servono, mi porto. Sono uno, due, tre. Casse sono qui. Quattro, cinque. Solo in casa mi serve 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12 me ne servono. Poi comunque ti dico, c'è quasi sempre tutti, siamo sempre a meno 15. Devi dare il minimo doge 15. Sempre 5, ma in pratica non prendo niente, le do in beneficenza. Mi si sposti per favore, devo fare shopping. No, cioè, questo qua è mio, No, me ne fotto, togli dalle palle, se no ti prendi la roba mia. Grazie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, stai stavano niente. Oh, mamma. Che cazzo è quello? 10. Metti altri 2, mi serve. Questo è ferro, dai, giusto? Intanto vado a potenziare. Cosa? È ferro. Il dubbio metto uno, va a finire che uso tutti su una casa e metto a piangere. Che bello. Finalmente. Da una vita che volevo ste cazzo di casse così. Servono 2, 3. Mi servono ancora 3. Tanto
Sì, tre, ok, mi ricordavo tre. Me ne servono altre tre. Devo potenziare le mie casse perché... mi servono potenziate in generale perché comunque è più spazio. E non devo fare casino ogni volta, giusto così e giusto così. Allora, ora che ho un po' di tempo, io direi che siamo... Intanto che aspetto Daniel, faccio un po' di controlli un attimo sulle merci che ho delle mie attività. Quindi vado un attimo a prendere le chiavi a casa. Ma quegli shop, gli oggetti dentro non sono infiniti, giusto? Devi rifornire. Sì, devi rifornire sempre tu il venditore. Sono tuoi e devi mettere tu. Perché se li abbiamo messi per il semplice fatto perché ti aiutano in caso comunque se hai da fare, se hai un posto lontano, sono molto utili per per vendere la merce anche se non ci sei. Comunque il prego, se non deve cercarti. Non hai le persone che dicono dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, dove sei, perché giustamente ti può capitare, ecco. Allora, questa è quella d'oro. Boh, a livello di cibo ne ho veramente tanto. Sto a posto per un bel po' di tempo. A livello di carne pure. Cioè, in realtà no. Di carne veramente no. Quel coglione non si connette dalla vita. Io non riesco a avere merci. Comunque lì è a posto. Spazio ce n'è. Ora quella che la trasforma in argento finalmente posso avere più carne. Manca la lana, devo fare rifornimenti di lana, perché la lana serve, mi sa, per i letti. I coloranti, il colorante marrone, carta, coloranti e lana, mi serve, carte, coloranti e lana. Quindi, andiamo un attimo a fare shopping. Sono le cose che vendo tantissimo. Carta, coloranti e lana. Carta perché mi serve per fare le librerie in casa. No, le librerie, come si chiama? Queste per le librerie. Ora mi servono coloranti. Oddio, 10 libri, non ci faccio quasi niente però. Allora, carta l'ho presa, mi servono coloranti, però devo tornare a casa a prendere soldi. Mi servono coloranti e lana. Quindi, tanto posso le chiavi del kebab bar che non mi servono. Ma sto facendo rifornimenti, che così c'ho sempre la roba pronta. Kebab bar, possiamo usare le chiavi. Chiavi di casa mi servono ora.
Qua ci sono tutti i soldi. Oh, prendiamoli tutti, dai. Poi in caso li sistemo. Vabbè, me le posso portare tutte e due le chiavi. Qua mettiamo i soldi. Adò, devo fare un sacco di pipì. Mi dica. Quanto costava diventare un nobile? Io non so manco che ce lo sei. Ho comprato la licenza per il secondo. Per cittadino sei. Ti servono per nobile, ti servono 1750 monete. Mille da... Quante stack sono? Ma sicuro? Cioè vuoi saltare... No, è la curiosità. La signorina qua si è trasferita nella mia soffitta. Sono 27 stack e mezzo. Ah, è solo curiosità. Ammazza, che cosa costa? Però scusa, e ne so, mi ha chiesto quanto costa il nobile, ma dalla sua classe per farlo. Ah, cazzo, ok. Sto facendo un attimo shopping, ragazzi, abbiate pazienza. Come stabilite chi vende cosa? Con l'acquisto della licenza. Nel momento che tu acquisti la licenza hai un documento nel comune che viene registrato e tu venderai soltanto la tua roba di quello che ti riguarda, praticamente. Ok, dovrebbe bastare teoricamente. Mi servono i coloranti. Io ho finito. Per esempio, io ho comprato la licenza da chef e ho comprato la licenza da falegname. Quindi ho la piena proprietà su quelle cose. In due. No, vabbè. Però non vuol dire che tu non puoi aprire un falegname. Anche tu puoi aprire un falegname. E di conseguenza anche il farm, giusto? Sì, ovvio. Per esempio il falegname non può farmare il legno perché c'è il boscaiolo. Invece il macellaio deve lui farmare gli animali. O il contadino deve lui fare le farm. Uno. Due. Tre. Tre. Hai finito già tutto di nuovo? Quindi, per esempio, la signorina che ora mi ha chiesto quella roba, del nobile, lei ha il negozio di pozioni e stilista, ha fatto tutto in uno, vedi? A posto di pagare 25 tasse, paga 50 perché ha due negozi in uno. Questo, per esempio, è l'azienda del pittore. Ciao FPS Bassi. E all'inizio come fai ad avere soldi? Diciamo per iniziare. All'inizio lo Stato ti dà dei sussidi da 50 monete. Poi quando... Come ti posso spiegare? Quando hai guadagnato un po' di soldi, ok, quindi hai lavorato per un'altra persona. Tu immagina che lavori per un'altra persona, hai guadagnato così tanti soldi che mentre sei conservato un po' di soldi ti apri la tua attività, ti apri un tuo negozio, una tua attività o quello che sia. Qui esistono anche le fabbriche, ora ti faccio vedere le fabbriche che hanno costruito. Nel nostro regno solo una persona attualmente ha delle fabbriche, solo una. Grazie per la roba, bro. È gratis. No. Bene, tu immagina come se fosse la vita reale, lavori, guadagni soldi e poi investi. Cioè, ovviamente gente che ha fatto la pazzia di prendersi l'attività all'inizio, è la cosa più sbagliata che puoi fare. E si è trovato pieno di problemi, eh? Come nella vita reale, se fai cazzate, dopo stai sottoterra praticamente. Falegnameria Oran, andiamo qua, devo sistemare roba.
Poi, per esempio, se l'attività sta andando in fallimento, tu la puoi vendere. Quindi, cioè, letteralmente puoi fare un tanto come vuoi alla fine. Metto i coloranti qui, qua metto queste cose qui. Ma che mod pack è? È il mio mod pack. Lo abbiamo creato noi. Solo che non è pubblicato ufficialmente. Infatti, forse lo pubblicherò ufficialmente. Ancora non abbiamo deciso. Ne devo parlare con chi lavora con me. In realtà adesso noi abbiamo tre server attivi. A breve uscirà il quarto. E il quarto sarà il più grande progetto che abbiamo mai fatto. Quindi fai conto che sta per uscire un server della Madonna, se tutto va bene. Ci stiamo lavorando tantissimo, soprattutto io. Ormai ci passo 7-8 ore al giorno. Voilà, fatto. E anche qui siamo a posto. I miei due negozi sono stati sistemati. Vediamo se qualcuno ha comprato. Ok. Prima che mi fermo con i miei negozi. Ho tutta la merce per un bel po'. Minchia, c'ho un merce. Vabbè, se la gente compra tantissimo, sicuramente è poca merce. Andiamo da questo e mi serve ne parlare. Ho sbagliato. Questa è la casa di Gilberto. Patate prese. Sempre comode queste patate. Costano non troppo. Misteo, tu hai visto il trailer del nuovo server che sta per uscire? Oppure non l'hai visto? Sto leggendo i commenti. È pieno di roba, che figata. Oddio, in realtà no, è un modpack molto piccolo questo. Non abbiamo così tanta roba. Anzi, a breve che uscirà la patch nuova, che sarà un po' più pieno di mod. Ma nemmeno, è molto 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 piccolo questo server. È metà vanilla e metà moddato, ecco. Ah, sì, perché siamo 26 player. Se vuoi ti faccio fare un tour da volo, tanto per ora le più cose più grosse le abbiamo fatto, posso prendermi una pausa dall'RP. Ti faccio fare un piccolo tour. Aspetta. Allora. Partiamo da qui. Questa è una casa di una persona. Questo è un porto, un piccolo porto del barone. Questo è il baronato del barone. Questa è una casa. Questo è un museo. Questo invece è lo stilista Pozioni. Vabbè, questa è una piazzetta. Il minatore. Lì è un'altra casa. Questa è una moschea che verrà a breve costruita. Questo è il fabbro, l'apicoltore, stazione di polizia, l'armaiolo. Il porto principale di Osiris. Come cazzo si chiama? L'esploratore del Nether. Questa è casa mia, come potete vedere. Questo è il molo del pescatore. Quella è la torre. Mercante dei mondi. Falegname. Un costruttore. Una casa. L'enchanter. Macellaio. La stalla del macellaio e gli animali del macellaio. Un piccolo porto di Felipe, la chiesa, lì stanno costruendo una nuova struttura. Queste sono case che abbiamo rinnovato da poco. Questo è il kebab bar, è sempre la mia attività. Questa è una casa, il contadino, un'altra casa, il cacciatore, il fabbro, le armature del fabbro, boscaiolo, cartiere,
è un'attività in vendita, un altro costruttore, boscaiolo, questo è un altro venditore dei mondi, che figo, e qui c'è il carpentiere, eccetera, che a breve, finita quell'attività, costruisce questa. Questo è il mercatino della città, questa è una fabbrica, ah, Bisteo, ecco, questa è la fabbrica. Intendo il server è pieno di ok, no, non ho mai giocato RP su Minecraft. Beh, è molto divertente, dai. Questo mese penso è aperto ad agosto, quindi. Sono i macchinari, è una fabbrica che produce macchinari. Che produce risorse, scusami, questi macchinari. Qua andiamo verso la periferia, la nota periferia. Questa è una casa che vivono due persone, quella è la terra del contadino, questa è la casa di un altro minatore. E questa città è completata. Questo è il ristorante di un'altra persona. Teoricamente dovrebbe essere tutto finito. Abbiamo anche un'altra città che vivono altre persone. Ora ti ci porto in creativo perché sennò ci metto una vita. Vabbè, questa è una cosa che abbiamo costruito, era dei pirati, adesso è una zona abbandonata. Era per un evento. Tutte queste costruzioni, il 90% sono state fatte in gioco, non sono state fatte in modalità creativa. Solo le strutture iniziali, che era la stazione di polizia, la prigione, il comune, minchia che pioggia. Eh sì, l'altro villaggio è un po' lontanino, eh. Abbiamo un altro villaggio. Mamma mia, aspetta. Questo è il porto di questa città che si chiama Blackwater. Questa è una farm di tartarughe. Questa è la terra del contadino. Questo è il fabbro. Quello è un ristorante. Questo sarebbe il minatore. Però vabbè, lascia stare, ancora non ho costruito l'attività. Negozio del contadino. Questa è una casa che vivono varie persone perché è una casa popolare. Adesso rinnoviamo. La stazione sceriffo, il comune, il costruttore e un'altra zona del contadino. Questo è un piccolo villaggio che pian piano le persone stanno cercando di popolare. E noi abbiamo due città. Quello che non capisco è come fai a capire se la gente rispetta le licenze e quindi di nuovo a cercarsi in giro le cose che gli servono. Vai sulla fiducia e sulla serietà dei player, immagino. No, perché è permesso fare l'illecito e il contrabbando. Se tu vuoi tagliare un albero, non sei il boscaiolo, e ti tagli un albero, stai compiendo un illecito. Non vieni buttato fuori dal server. Stai facendo un illecito, vieni scoperto, ne paghi le conseguenze. E ti posso assicurare, varie persone sono state scoperte che hanno fatto gli illeciti. Solo il fabbro ha pagato di multe sui 700 monete, non lo sta facendo più, perché dopo che ha pagato 700 monete, penso che è passata la voglia. Ci sono altri che fanno contrabbando, adesso ti spiego. Adesso c'è una persona che è indagata, sono indagate due persone per cospirazione contro il governo, per contrabbando, oltre contrabbando, altri illeciti dietro. Cioè, può capitare, c'è qualcuno che lo fa l'illecito e non l'abbiamo scoperto, assolutamente, è lecito. Cioè, nel senso, l'illecito lo puoi fare, è permesso. Se vieni scamato, paghi le conseguenze. Se no, te qualcuno non avrà costruito la roba del falegname perché si scocciava di venire qui e se l'è fatta da solo. E lì devi andare a scoprire chi è che fa il furbo. Lo scopri e lo scopri. Comunque devo andare un attimo in bagno, abbiate pazienza.
E se non pagano le multe, ci sono le leggi. Te le faccio vedere, aspetta. Per esempio, se una persona non paga la multa, andiamo a leggere le leggi dello Stato. Allora, andiamo. Leggi dello Stato. Allora, andiamo a vedere se c'è scritto qualcosa qui. Allora, sanzioni possibili. No, non è scritto qua. Non so se sei scritto in RP. Allora, tutti i casi di illeciti sono penalmente puniti tramite multe, arresto, addirittura pignoramento delle attività o proprietà. Quindi, per dirti, se una persona appunto non paga le multe, sta andando oltre l'illecito, quindi stiamo parlando di arresto praticamente e addirittura pignoramento delle attività, eccetera. Tu puoi essere pignorato le cose. Questa è la zecca dello Stato. Questo è un macchinario dove noi produciamo roba per il comune, vedi? Tranquillo, FPS bassi, tranquillo. Ops. No, ti prego, sta roba butta a terra. Devo mai smettere di usare le torce in mano. È il mio gatto che sta facendo roba storta qua dietro. Cazzo sta, basta. Ecco, era quello che ho detto. Allora, basta. Vabbè, ma si può cazzo. È stata fa. Niente, stiamo facendo solo le nostre parti. Chi ha fatto questo dolce? Chi l'ha fatto il dolce? Io. Tu? E tu ne hai solo fai dolce, quindi non ho fatto. Nessuno fa i dolci, quindi non ho entrato nessuna regola. Io l'ho provato un nuovo. Beh, non sai che sta facendo dolci la signorina senza permesso. No, è vero, sto scherzando. Perdona l'ignoranza, ma se tipo entrassi adesso, da quel che ho capito, non posso andare a prendermi il legno da solo, perché dovrei andare a comprare da falegname, giusto? Se no farei un illecito. Sì, praticamente sì. Ad esempio, la signorina, lei ha fatto la torta la può fare, perché se tu ci pensi nella vita reale, la torta la fai anche a casa, non è che devi avere la licenza per fare la torta. Esatto. Ma non sai che nessuno fa la pasticceria, quindi nessuno... La farà la signorina la pasticceria lì, che vuole fare la cuoca. Fa una bella pasticceria. È vero, effettivamente se apri una pasticceria avrebbe senso. Daniela, smetti di essere invisibile. Volevo dirti, Vale, di fare una bancarella di dolci. Si può? Allora, al momento che cosa mancherebbe come ruoli? Allora, sinceramente, adesso come adesso, per il numero di persone che siamo, puoi fare quello che vuoi come ruolo, perché vende. Anche siamo 26 player attualmente attivi. Pasticceria. Io e Fiori facciamo la pasticceria delle donne. Però c'è un ruolo in particolare che nessuno proprio sta facendo, che non so se prenderanno la licenza, qualcuno già era interessato. Il nuovo ruolo, l'esploratore Undergarden, nessuno lo fa. Cos'è? È tipo come il Nether. Mondo stile Nether. Lo farà Scogno. Non è molto più difficile. Vabbè, probabile che lo fa Scogno, sì, è molto più difficile. Quindi è questo, nessuno lo farà. Perché si muore di freddo nell'Undergarden.
E dall'altra parte ti muori di caldo, quindi non è che cambia. Freddo e caldo, Signore eh. e Datemi la mano. signore, vorrei dire che esiste le pozioni del freddo, ma del caldo Non è no. che tu non Ma smetti di sponsorizzare Quale i prodotti. esiste? Che No, io ho sei. solo detto che se si muore di freddo, io ho solo detto che esiste qualcosa contro il No, non puoi Comunque mi fa comprare. piacere che la casa di No. stella è diventata il circolo di tutti. Salone. È diventato il circolo degli ecco ritirati. Ciao. Salone. No. Di impatriata Ciao, sono Gilberto, non bevo da 2 mesi. No, la Invece vogliamo Da sempre domani è quello donna, da ragazzi, oggi. siamo. No. Comunque, Venite, raga, nessuno ha chiesto a Gilberto come sta col pene. venite un Vero, attimo tutti Gilberto? vicini. Ha fatto il Ciao. cambio. Vero. Signore e signori, c'ha il vino, toh. Holy shit! Te. C'ha il Godo, presunto vino. io ho preso, presunto Comunque mi fa piacere che butti le pozioni così. Senti, io Che pago. cos'è questo? Ciao, Dottina. E ho pagato anche Dimmi, bene. da quando che Ipotesi. da qua Ipotesi assurda, io entro, sono Non provvisto a fare affare. quando Voglio comprare un'isola e creare un reame mio con legge ed eccetera. E quindi che come non ce la. deve, Non puoi. signore. Perché non è quel tipo di No, al server. popolo. Questo server c'è solo un regno. E tutti quanti devono far parte Penso che il solo di signor questo regno. Gilberto sta sempre a Godo, ho bere. presunto io. Però, aspetta Ho che. dimenticato di cambiare lo Aspera, raga, stile. subito arrivo. Guardate a me. Però, c'è il però. Puoi diventare proprietario di una terra. Puoi diventare proprietario di una terra e puoi vendere quella terra che tu acquisti, tutte le persone che vivono in quel posto, quindi ci sono attività, case, eccetera, pagano a te le tasse e tu devi solo dare allo stato principale il 50%. Il 50% del resto è tuo. Per dire. Non puoi farti un tuo regno, però puoi diventare un proprietario terriero. E come puoi diventare sindaco, come puoi fare quello che faccio io, diventare tu il doge del regno. Cioè, tra virgolette, sarebbe, tra parentesi, re. Però, per arrivare in quel punto alto, ci vogliono tanti soldi e costanza di giocare, ovviamente. No, però volevo sapere cosa ci Io te l'ho lanciato, io sono il È uno. Ah, c'è il mio, però. Tan tan Ma tan è mio. tan 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 t
Aia, sta il mio altro zaino, è importante quello. Aia, comunque qua vedo che c'è il ritrovo. Ma perché non andiamo perché andiamo a mangiare tutti un... andiamo a mangiare un bel kebab da Samir, dai. Andiamo a mangiare un kebab da Samir. Andiamo da dal kebab Samir, dai. Aspetta. Aspetta, vedi se c'è il mio zaino. Ancora, ciao. Ti stai scivola. Il Ben, cioè, sei sicuro che non è il mio zaino? Che è non c'è la Diamond Bear qua, cerca. Salve ragazzi. Salve ragazzi, benvenuti. Zamiro è qui per ma voi. Ma ce l'ha Carlo in mano, guardalo. No, non c'è niente, no. Eia, Carlo. Scusate ragazzi, perché fate il bordello al mio ristorante? Siete qui per comprare qualcosa? Un bel kebab? No, non penso niente. Signor Samir. Senta, signor Samir. Dica. Kebab senza cipolla. Kebab senza cipolla. Preferisce comprare qui o comprare a mano? Compro mano. Ok, va bene. Porco cazzo, devo prendere chiavi. Aspetta, subito arrivo. Paghi e io gli faccio quello che vuole. C'è anche la Ah sì, io faccio due personaggi. Il Doge e ogni tanto arriva Samir. Se devo prendere il chiave del kebab.
puoi farle. Perché vieni. Vedi questa. Vieni, uso Mani. Ho visto Mani, ho visto. No, Samir, no, domani, no, no, siamo ieri, Samir, nessuno. Chi vuole kebab allora? Scusate. Io che ho kebab senza cibo. Oh, dove sta mi fatto le 5 monete, 5 monete, capo. Coyote, non lo puoi fare perché non hai. Senza pantaloni. Grazie, grazie capo. Ma io sono senza pantaloni, datemi i pantaloni, bastardi. Ecco, il cucciolo di fuori, guarda, guarda. Ce l'ha piccolo anche. Che che vi guardo io adesso, ma che io sono sempre fatta di qualcosa di brutto. Ecco qui, capo. Tieni il piedino, bello brutto. Grazie, grazie. Grazie. Preparata. Ah, oh, non te cazzo, no, te sta. Basta di ammare. No, ce l'hai, ce l'hai. No, ti giuro. Sulla cosa che ho più ti chiaro. Fiore, Fiore, hai mai fatto le mie ragazzi? Chi vuole che babbo? Quello paghi due monete. O mi dai dietro due monete? Devo pagare, ho capito. Certo, tu hai preso il mio uovo. Dammi monete, io dovevo posare. Ti esamini, ti biscotti. Borgo cazzo, se vieni qua a mangiare, mangiare qui, non prendere roba da zingara. Oh, sai, non vorrei spacci un prezzo di vice. Vieni al mio negozio. Non mi frega un cazzo, tu mangiare o mangi mia roba o uscire fuori. Io penso la povera Fiore cosa sta chiedendo, cosa sta succedendo. Vuoi uovo buono, fresco, fatto, cotto? Dammi due monete, io ammazzare te. Senta, pago io per la mia dipendente. Baga, 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 baga. E quant'è? Pago due monete, due monete. Ma quello è l'uovo che ho preso, che avevo io. No, anche per me basta. La porca puttana! No, lascia stare, Samir. Tieni l'uovo. Samir. L'uovo. Hai rotto il cazzo tu! Ma è porca puttana, io ammazzare adesso! Io ti giuro, stai con testa! Hai rotto il cazzo! Ma stiamo in America, Samir! Tu già rompere il cazzo il tuo impero! Tu impero, bastardo! Tu impero, bastardo! Bastardo, hai saputo cosa ha fatto il tuo impero, vero? Hai saputo cosa ha fatto il tuo impero? Ah, questa, Samir! Hai saputo cosa ha fatto il tuo impero? Hai saputo no, cosa no, ha fatto? No, 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 no! Non so cosa ha fatto il mio impero! Hai saputo cosa ha fatto ieri? Sì! Hai saputo che è andato al villaggio? Spilpan ha ucciso tutte donne e bambini. Spilpan, cazzo, hai fatto bene. Fatto bene. Ai confini del nostro territorio, ha ucciso il nostro popolo che protestava. Ma voi siete sotto il nostro controllo. Stai zitto, coglione di merda. Bastardo, spero venire a te di arrea tutti i giorni. Tuo figlio si è convertito, anche tu. Mio figlio mai convertire a tua fede di merda. Non so perché ho delle uova nel signor Samir, signor Samir. Ma lei? Samir. Cosa? Ma oltre al kebab, lei vende anche striscette di farina bianca. Aspetta, aspetta. No, Sammy, non ci sono un po', no? Aspetta, oggi, aspetta. Tu hai capito cosa puoi fare? Tu hai capito cosa puoi fare? Aspetta, vieni. Non dire doge, però, non dire doge, eh? No, non dico doge, no, no, no. Non dire niente doge. Questo istante non è che... Guarda, guarda. Ci sono fogli ovunque. Aspetta. Non è molto a norma, secondo me. Sammy, qui dobbiamo fare un'altra ispezione qua. Ben, Ben, tu sei capo poliziotto. Non devi dire niente a Doge. Vuoi fare un tiro? Sì? Ben, faccio il cacciatore. Lo denunciamo, Sammy. E ci prendiamo i soldi se lo denunciamo. Capo della polizia, ma... Allora, Sammy, qui... Anche, oltre Maregai allora, ragazzi. Qui... Fai striscia, fai. Grazie, Sammy. Tira. Ah, bravo. C'è un po' di musica, aspetta. Ben, metti un po' di musica, Ben. Ok, metti musica. Strisciate, striscia. Triste. Oh, tipo dance. Vieni qua, Simon, striscia. Samir, porco Dio. Non me ne frega un cazzo dei polli. Mo' ammazzo polli. Aspetta, devo strisciare anche io. Oh, Sammy, no, se posso, guardate. Ora qui si chiude il ristorante, Sammy. Striscia, passa bene, qua, bene. Passa qua, Samir. No, no, striscia in mano, striscia in mano. Mamma! Metti musica, aspetta. Metti musica, dai, sballo. Aspetti, ho qualcosa per lei. Sta maledetta. Visto che mi prendi certe cose, tenga. Ho cose buone. Ma che cazzo fare tu? Bella questa musica. Come ti perdi? Ho sempre con me i funghetti. Porca puttana, sono tirato. Dai, striscia, vai. La senti, Samir, sta botta che sta arrivando? Mamma mia, botta a destra.
Mi sa che lo sto mettendo in sbordamento. Ragazzi, sulle mani. Sulle mani. Vai un pazzo. Tira, Fiore, Fiore, tira. Buonanotte, Fiore. Fiore, buonanotte. Striscia, striscia. Non è festa, dai. Striscia, striscia. Buonanotte, pizza. Striscia, striscia. Una. Buonanotte, così ci sta, dai. Striscia, striscia. Oh, vai, vai. Ah. Questa è musica vera, Samir. Ragazzi, cosa state facendo qui? Che state facendo? Io non vorrei dire. Oh, spegni la musica. Che state facendo? Perché hai la faccia, sta roba bianca? Diciamo è il raffreddore. Esatto, è zucchero filato. Che cosa? È zucchero filato. È l'influenza stagionale. Ma che c'hai tu in mano? Niente, niente. Un po' di raffreddore. Bene, arresta Simon. Ok, ok. Raffreddore. Simon, lei è in arresto come sempre. Hai anche ragione, viste? Andiamo, andiamo. Basta roba, eh. Aspetta, no, volevo fare una cosa. Gliato, vieni un attimo. Ma chi sono pieno di monnezza? Chi mi ha dato sta monnezza? Aspettate, vieni, vieni, Gliato. Stai sopra. Ah, potente quella roba. I funghi, ma che cazzo sarà? Potente quella roba, potente. Quale roba? Eh? Che roba? Ah, raga, appena il signor Dinta c'è lì, caprono il circolo lì, come cazzo si chiama? Ci dobbiamo andare spesso. Sta aprendo un circolo. Un circolo? Un circo o un circolo? Un circolo? È qua, viene, è Dinta. Che cos'è un circolo? Faranno anche un ristorante dentro, faranno. Vieni a vedere. Vai. Visto? Sono in fase di costruzione. Entro in... Qui sarà, ci sarà il circolo, sì. Sopra ci saranno le stanze che puoi anche dormire. Sotto faranno ristorante e sala generale. È tipo un motel. Più o meno. No, un circolo, praticamente. Oh, c'è un cavallo lì. Con questa skin non parlo, ma... Non l'hanno più fatto. Signor Dodge. Dodge, se dice una moda per le bibite, sappi che io apro il bar. Il baretto degli altri. Dove ci sono le bibite? Ci imbriagano. No, fra, la mia skin faccio la S. Sì, basta che scrivi sulla J. Devi mettere chiocciola e scrivi... Posto. Daylight. Oh, stia buono lei, no? Stia buono lei. L'alcolizzato, bro. Ah, no, sono poche le bevande. No, vogliamo gli alcolisti, apro il baretto. Raga, non decido io. Decidono chi i creatori della guerra, tutti forti praticamente. No, se un giorno la creeranno, io creerò l'ostrica ubriaca. No, ci sono le mod, ma non per questa versione. Ancora non è uscita. Quella delle birre, poi. Vale. Dico. Uscirà
uscirai apro l'Africa Bianca, non mi importa quanto appena costa. aprono il circolo, io avrò un nuovo lavoro. Il vecchietto del Gavi, No, la donna barbuta? con questo Il scudo poker. posso fare la escort. Vabbè, effettivamente. Scusi, La escort da 50 anni tolga non è una cosa l'armatura, molto. Gavi. No, Tolga no. l'armatura. Eh sì, Gavi, togli l'armatura. aspetta. Aia, sta a picchiarmi. No, Riprova. finisco l'anno perché hai spine. No, Non basta, è sì, no, giusto. basta, sì, no, basta, sì, non si può, Oh, non si fa. stai Non meglio, vale. zing. Gavi, Ma che è quelle ali dietro? Gavi, abbiamo un Con le ali partner. dell'amore, questo caso. Andiamo, Limite, no, andiamo da loro, andiamo da loro facciamo. e facciamo le accompagnatrici. Samir è già Però pronto, guarda, io Samir già c'è. ora voglio il bar con scritto gli alcolisti anonimi. Madonna, avete rotto il cazzo e mi buttate la merda addosso. Quando... Basta, pensa una che ti viene e ti porta, guarda, E io va! sono seduto, Io mangio solo patate. arrivo io ti dico ti do un visto. No! No, sono tranquillo. Ah, poi bisteo, mi fai vedere. Sarebbe bello nel locale, entra Gabri, fa ciao signorina, quanto costa? Ciao, Ciao sono belli. Ugo. Ciao ragazzi. Arturo, Arturo. Ragazzi, ciao ragazzi, sono Gilberta. No, ragazzi. Per i scarperei, se posso dire. Ciao ragazzi. 1.20.1. A proposito, vediamo se ci sono le birre, dai. Aspetta. Se volete vedere anche voi dovete vedere in live, quindi venite in live. Crotopia, cerca Crotopia. No, Crotopia è una Ora merda. C'è tutto, cazzo, è Crotopia. vediamo. Aperto il Ma live. perché non una pozione di... Vediamo se c'è. Ma fai finire lanciando le pozioni di invisibilità? Non c'è ragazzi, quella monta. Ce n'è una, non so perché... Però Ah, ce c'era. l'aveva Morto, Vale. perché ero morto. No, mi sa che me l'ha lanciata Ah, Vale. meglio, me la tengo io. Buongiorno. Io vengo pagata visibilità. Oh. Vediamo, Sono ragazzi. morto. Ti prego, dimmi un giorno che le C'è lancio. una mod per le Ale. birre. Vogliamo. Ok, Grazie. se la metti io creo l'ostrica Sei ubriaca. fortunata perché martedì esce il nuovo mod pack, quindi è meglio che me lo dite adesso le cose. Ok, Gabby, creiamo Messo l'ostrica customize ubriaca. No, Va io voglio fare, io però tengo questa skin, faccio bene, venire io vendo Pizza gli alcolici craft. perché sono maggiorenne. Lei Ale no perché è minorenne. Gabby. E io Mi faccio spiace, lei questa non gli cosa. è permesso gli alcolici, è Io minorenne. faccio Aspetta due la anni e cameriera. vedremo. Io faccio la cameriera slash accompagnatrice. Anzi, un anno. Ecco, apposta abbiamo trovato il nostro, la nostra attività, Vale, io e Gabi, noi faremo il bar. Io farò la cameriera slash Ah, accompagnatrice. è bella questa bisteo, però Accoglienza. siamo nel 1200, non penso che esista la Pensa. pizza. Siediti, mettiti là seduto. Questa è carina, però già abbiamo Ti vieni tante qua mod e sui scioccati. contadini. Noi facciamo, lo Esatto, so dietro però, c'è tipo. noi facciamo le mod per migliorare i Scorta. ruoli che magari sono indietro rispetto ad altri. Il contadino è uno Ok. attualmente già stato Bene, buffato. io mi prenoto per l'ostrica ubriaca, c'è già la ballerina. Vale, tieni, ti mando la mod. Vai giù. Allora però dobbiamo creare un nuovo ruolo. Per me il birraio è il birraio. Barista, ok, io mi offro, quanto costa lo prendo io. Cosmetic Farò Carlo. io. Per me tu ti hai una certa età, Ah, però. tu dici Devo la sapere Anche tu, di io, sei che minorenne, non vale. state parlando. Di questo. Delle Vogliamo le mod mod. della birra. Voglio allora un nuovo ruolo. Il birraiolo. Come si chiama? Il birraio? Come si chiama? No, no. Il barista, che Che cazzo è? barista, che... Ah. Ma siete Attenzione coglioni, però, che birra barista? attenzione però, il barista, non il aspetta, barrista. Vale, Valerio, Il barista, Dage, prego. Sì. è un nuovo ruolo per Gabi, Gabi fa la spogliarellista. Io sono per la spogliarellista. Dai, come cazzo si chiama? Il Grazie. birraio? Aspetta, andate su internet a sentire Birraio. Birraio, birraio. Ah, birraio, sì, birraio. Oh, cazzo Bene, mille. perfetto. Ragazzi, Mi devi si genererà costruire. Mi devi la nostra. costruire un palo in mezzo a una pista. Oh, Quella un c'ho tutto palo io. in culo, cioè. oh, Gabri, togli quella merda dei mondi e fai il birraio. Hai trovato il tuo Birraio con spogliarellista in più. No, ma sbagliato se no.
cose non si fanno. Un problema, ma io non ho sfogliare il visto. Le uniche donne che siamo quattro donne. Il club alto, si visse cadere proprio di... Sì, è un disonore per noi, sarebbe. Figa, facendo il club. Aspetta, basta, vale, io apro il bar, però a Blackwater. E così faccio lavorare pure i marinai. Che state tipo... a fare? Uè. Stiamo parlando di birra, dobbiamo mettere le birre nel server. Dimmi, dimmi. Vale. Oh, una foto, vai giù, c'ha tutto cazzo. Vale, affanculo il mercante dei mondi, apro un netclub. No, birraio, fra, che sono, che sei, nel 2030. Vale. Se apri, se metti veramente questo ruolo, io lo apro a Blackwater. Il bar. Così facciamo lavorare anche i marinai. Faccio la taverna. È questa, vero? È Montecraft. Taverna da Gilberto. No, taverna alto là, Gilberto. Sono io la birraia. Taverna Gilberto. Ormai il bar si chiamerà Ostrica Birraia. Ma tu già fai 7000 ruoli, vuoi fare pure la birraia? Ora. Tu, ovvio. Io poi sono una multitasking. Perché paghi 200 la prossima licenza? Questi cazzi. Allora, teoricamente dovrei scrivere tutte le mod qui, ma non ha senso adesso perché l'ultima volta che io ho dato le possibilità al governo, allo stato, ci ho guadagnato chissà quanto, quindi chi è che apre birraio? Me lo posso permettere io. E io ci penso anch'io, taverna forse. Io e Gabriel, e allora al posto di quel posto là di merda faccio una taverna adesso. No, insieme. Aspetta, però se fai la taverna devi prendere due licenze. Devi avere quella del birraio e quella da chef. No, ma la taverna... Non dici la taverna, stai dicendo... Come si chiama là? Allora, so bevo solo. Come cazzo si chiama? Pub. Vabbè, no. Cucini è la stessa cosa. Nightclub. Tipo nightclub. Ma che nightclub? Io, ma vedo. Lo vedo, potrei fare una taverna con il numero di licenza. Sì, vengo io a far rubriacare tutte. Faccio lo straniero che porta la scoperta della birra. Se vieni venerdì, sicuramente lo vuoi fare. No, vero. Non, tu sto dicendo in live. Che porta la scoperta della birra. No. Ma io comunque vi dico, tutte le mod che ci saranno, non sono poche, sono 32. Vedere coperte. No, non 32. Togli 4, 5, sono 26, 27, ce l'ho messo. Per la birreria vediamo insieme. Raga, aver raggiunto Eposkin. Va bene, ci mettiamo d'accordo. Astiro Cards. Vabbè, Balmo non mi interessa. Better Combat. Collective. Corpse. Cosmetic. Beer. Cosmetic e le verranno aggiunte le mod. Le Visual Enchant. Cioè, la visuale, quando stai morendo te lo fa capire. Le nuove armature per Daniel e due add-on per Daniel, quindi siamo a 10 mod. L'albero che si taglia subito, 11. Landcraft 12. Sì, anche lo stilista c'ha, cioè, i letti adesso fighi, e le lenzuola lì, la roba, i cuscini e lenzuola. Hidden Name, Ingotcraft, siamo già a 14, 15, 16, 17, 18. Potete finalmente mettere anche le shader. 19, Player Vibe 20, supplementari 21, e finalmente c'è il trash slot. Se dovete buttare merda, non lo buttate più addosso a me. Alleluia. 22 mod abbiamo aggiunto. Aspetta. Questa sarà la mega espansione di Osiris. Questa sarà la mega espansione di Osiris, ragazzi. Anch'io dei pesci, non so perché. Allora, se mi dici che lo fai, vengo, mi studio subito. Sì, l'abbiamo messo la mod del birraio, te l'ho detto. Allora, dai, noi abbiamo già due birrai. Io creiamo una taverna, io e lei. Ma fammi vedere se ci sono le delight. Altre mod delight. Veramente, comunque io e Gabi già siamo d'accordo. Magari facciamo una taverna io e lei. Ho uscito un cazzo. Ah sì, che sono uscito, l'hanno messo. Ma puoi occupare della parte più pasticceria, io della birreria. No, io piglio la birra. Sono fare... Sì. Allora entrambi, no? Ah, io. Oppure io prendo anche la licenza. Ascolta, prendo anche la licenza pasticceria. No, perché ne puoi prendere solo tre di licenza. Ah, ok. Prendi quella da chef. Questa da installare. Io prendo quella da birra. Vada. Questa è già, okay, c'è. Ci sto. Poi tanto ci intercambiamo. Raga, ci sarà anche una mod nuova per il contadino. Il nome? Gilberto. Ci sarà una nuova mod per il contadino, ragazzi. Adesso ci saranno. Vabbè, il mais. Gabri. Ci sarà il mais. Gilberto. Aggiungiamo, dai, una piccola mod per questo povero cristiano. E chi vende la bamba? Ancora non c'è nessuno che vende la bamba. Ancora non c'è solo Samir.
È Asdrubale. Gilberto. Ah, c'è già concorrenza, iniziamo bene. Io sono in cerca di lavoro, se non mi arrestano cattivo anche quello. Se cercava lavoro poteva dirlo, io ho già assunto, mi dispiace. No, il ragazzo verrà venerdì, Bisteo, a giocare. Vuole unirsi anche lui. Vuole Io ho già portare. assunto, quindi Ha mi detto dispiace che che non puoi aprirà assumere lui il più. birrificio. Ha detto vi stompere il culo. No, Ma noi noi abbiamo un passo in birrificio. più, Noi esatto. siamo una taverna. Vuoi da perna una Facciamo taverna? Ma una taverna. quanti cazzo di ristoranti volete fare? Già ora ne No, aprono una a circolo, siamo taverna vuol quattro dire che si ristoranti. beve, si mangia e si balla. Vabbè, No, la taverna prima di tutto non è questa. pub, taverna, uguale. La taverna è tipo, pensa taverna. La vendo io la bamba, ma manco ce l'hai il gioco, Xana. Ma quale bamba? Tra l'altro taverna dobbiamo fare anche Bamba. la parte. Tra l'altro taverna Bamba. dobbiamo Dobbiamo fare la trovare parte anche un sopra bel con i po' di letti. Vale? spazio. Dobbiamo trovare Dobbiamo anche fare sì, anche lo la parte spazio sopra con i letti. grande. Dobbiamo trovare anche lo spazio per farlo bello grande. Raga, se vengono nuovi player io li mando a Blackwater. Vai, rotti coglioni. No, non è vero. Potevo fare Madonna, la rotti Blackwater. Visto coglioni. che c'è tanto spazio, Gabri. Ma va, no, Blackwater c'è poca gente, no? Qui siamo molto Ma, tipo ah, no, non comunque per fare la conosciamo. birra si deve anche fermentare. Quando mettete i prodotti si fermenta. Ho visto il video. Bellissimo. Quindi, ci vuole tempo per Io ho fare. anche la skill da cameriera. Ma Siamo poi vediamo, perfette, Wow! Gabri. Che soldi che Siamo faccio! Che perfette. soldi che faccio! Perché giustamente il coso della birra lo vendo io. Quindi devo costruirvi da falegname i cosi della birra. Ads. Esatto. Business for business. Gabri, Gabri, anche la skin da cameriere, vale la vista, Lo compro, proprio però voglio anche una sala perfette. d'azzardo. E non dipende da me. Sì, è una fetta di culo, dove la metti? Fammi vedere. Mamma mia. No! Oh yeah, Però baby. vale. Oh yeah. Però vale, ascolta. Ma il Se birrificio. prendiamo. Oh, usa il tuo negozio per la taverna. Già ce l'hai. È giusto per fare la Ma è taverna. poco, Ma è secondo un po' me. No, è troppo piccolino. piccolo. Troppo Sì, ma già piccolo. ce l'hai. All'inizio vedi se va bene. Se va bene, ingrandisci poi. Ci sta. Ma no, lì dove c'è il negozio è troppo stretto, secondo me. No, perché Dovrebbe piano di sopra fa il allargare. birrificio, fermenta, eccetera. Il piano di sopra fai sul birrificio e sotto. Poi se va bene ci Aspettate. ingrandiamo. Aspetta, ho un'idea, rilaggo un attimo, arrivo. Io volevo fare anche le parti sopra. Questa è stessa la musica quando aprire il bar. Arriva Non c'è copyright su sta canzone, fra. Ascolta, vabbè. Ho 88 anni. Io sopra volevo, pensavo di fare un paio di camere. Camere. Ma che La note? taverna. Una taverna c'è anche il. Bro, tu c'hai un buco del culo lì. Poi c'è che fai Appunto. un parec Beh, se pasto, no all'inizio cazzo si faccio dice. tutta la Io ti taverna. dico, inizia a fare lì, Ci poi sta. scegli il posto dove costruire, prenoti, appena è pronto, quello lo abbatti o lo vendi e ti sposti tutta l'attività. Semplice. Io lo farei qui, vicino al circolo, così fai Ci concorrenza. sarebbe. Oddio, vicino al circo. Basta con sto pesce. Beh, ragazzi, è il momento di chiudere, dai. Chiudiamo il server, ci rivediamo in live, dai. Bamba. E anche io mi disconnetto. Vabbè, vi abbandono anche io che domani si lavora. E anche io a breve vado già a letto. Domani devo svegliare alle 5 e mezza che devo andare a prendere la mia ragazza al lavoro. Oh cazzo, mi sono dimenticato. Ops, ho fatto leggere una chat privata. Ah. Lo so, beh.
Allora, mi studio qualcosa e vi stupirò. Vabbè, bisteo. Quindi ti devo mettere nella lista di fare whitelist? Vabbè, whitelist. In realtà te lo spiegate live come funziona il server, quindi tecnicamente devi solo leggerti il foglio. Il foglio lo trovi su Discord, lo trovi nella stanza Minecraft RP, c'è proprio Minecraft RP regolamento. Lì c'è il foglio. Se vuoi leggerti un po' le cose, leggetele che è meglio, così magari capisci meglio. Tanto comunque la maggior parte delle cose già te le ho spiegate, praticamente. Poi vabbè, mi fido di te che sei anche adulto, quindi so che non fai cazzate, cioè, assolutamente. Comunque, buonanotte Bisteo, un bacio forte ti mando e niente raga, abbiamo spaccato, è stata una bella sessione. Comunque si sta facendo interessante perché ora stiamo iniziando pure a migliorare in RP, cioè ora per esempio senza fare eventi stiamo facendo bei RP, stiamo capendo un sacco di cose meglio. Finito l'evento e con le mod nuove secondo me sarà molto più divertente. Stato un bene la finzione dell'evento. La funzione, dici? Non ho capito, Carlo. La sesta sta arrivando, la sta aspettando. Na 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 na. Finizione. Che cazzo riccio finizione? Fammi ringo qua internet. Finizione, significato. Finitura. Rifinitura, finizioni di lusso. La fine è di fine, sempre il solito dislessico. Ah, nel senso che è quasi finita. Vabbè, sì, comunque manca poco alla fine, assolutamente. Oh, fra, io sono dislessico, che cazzo ne so, voi vedete sta roba? Bamba, bamba, ario, bamba. Dai, settimana prossima ragazzi esce il nuovo mod pack. Vabbè, potevi dire fine. Povero Valerio, sti termini strani a luna di notte. È vero, cazzo, a luna di notte sti termini strani. Comunque, vi giuro, vi direi, raga, giochiamo a LoL o a League of Legends. Però domani devo andare a prendere Nati e devo un po' dormire, perché poi domani torna, riprendi sonno, svegliati alle 9:30. Non è proprio facile, ecco. Infatti mi devo mettere una nuova sveglia, che poi domani c'ho pure un sacco da fare, cazzo. Bastardo che ormai non mica. Non è perché non vai a giocare fra Mol Martinati, c'è il turno di notte. Allora, domani non porto mai. No, ah no, domani sera c'è il server horror. Ah vabbè, ma il server horror giochiamo fino all'11:30. Magari un paio di game ce li facciamo poi. A LOL o a League of Legends? Sei sicuro? Ho detto LOL o League of Legends, veramente. Volevo dire Valorant o LOL. Allora, domani
Server zombie. Dopo il server zombie, visto che stai sono le 11 e mezza, portiamo un po' di Valorant. Martedì io non porto proprio Minecraft, martedì stacco un po' la spina da Minecraft e faccio sia LOL che Valorant. Quindi domani portiamo, in sti giorni portiamo un bel po' di roba. Vabbè, come lo chiami, chiami, è sempre un gioco di merda. Solo che sei scarso, per questo lo dici. Comunque dai, raga, vi lascio andare a dormire. Quando carri me su Valorant? Quando vuoi. Domani. Se domani vuoi venire. Non ti preoccupare, siamo io, Carlo e tu. Se domani ci sei, 11 e mezza ci organizziamo. Dopo il cyber horror andiamo lì. Poi martedì, se vuoi, possiamo anche giocare a League of Legends, visto che sto facendo dei game con Shaco, faccio 25-26 kill, 60-70 mila di danni. Comunque, dai, io scappo, raga. Ci sentiamo domani. Grazie per la compagnia fino a quest'ora, di tutte e due, anche degli altri ovviamente che ci siete in live. No, ci sentiamo domani, buonanotte. Casomai, Xara, anche se fai live domani, dimmelo, ci organizziamo, anche per martedì, fammi sapere. Visto che stai facendo anche live di sera, mi pare. Ma non sempre, però ogni tanto ti vedo. Intanto, buonanotte, ragazzi.